Buongiorno, sono lieta di darvi oggi il benvenuto a questa giornata, un seminario organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Palermo. Oggi abbiamo come ospite, come relatore di questo seminario che si inserisce nell'ambito delle attività del Master di secondo livello in Diritto e Management dello Sport, organizzato appunto dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo. Il presidente Ghirelli. Prima di passare, che ringrazio per aver accolto, diciamo, questo invito, volevo ricordare che il presidente Ghirelli è stato già nostro relatore nella prima edizione del Master, ha portato fortuna perché siamo arrivati alla quinta e ci avviamo ad iniziare la sesta edizione. Quando il presidente Ghirelli è venuto da noi la prima volta a Palermo, ed è stato un altro momento. Allora si poteva stare di presenza e abbiamo, diciamo, avviato questa attività che ha portato poi alla formalizzazione della Scuola Palermitana di Diritto Sportivo ed è stato diciamo, un progetto nato sulla volontà di dar forma e evidenza al fatto che Palermo, l'Università degli Studi di Palermo, vanta la prima cattedra di diritto sportivo in Italia nel 1986. Nella persona del professore Giuseppe Liotta. Io prima di passargli la parola anche per un saluto introduttivo, volevo anche ricordare che la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo da giugno, dal 25 giugno, ha deciso di anticipare tutte le sue attività con un ricordo per quotidiano per il campione Alex Zanardi. Noi siamo rimasti come tutti profondamente scossi dalla tragedia che l'ha colpito. E ci sembrava difficile portare avanti le nostre attività, ma era anche un segno di, diciamo, volontà di far vincere la vita sulla tragedia. E quindi noi diciamo sempre che la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo, nel portare avanti le attività che con passione le impegnano in ambito accademico, volge quotidianamente il suo accorato pensiero al grande campione Alex Zanardi, modello di vita ed esempio dei più alti valori dello sport. Confidando che presto egli possa tornare ad illuminare con il suo sorriso la vita di tanti. Adesso passo la parola al professore Liotta per un saluto introduttivo. Buongiorno, è un vero piacere avere oggi qui con noi il presidente Francesco Ghirelli, che parlerà sul tema lo sport ai tempi del Covid, criticità e prospettive di ripartenza. Lo ringrazio quindi a nome della Scuola Palermitana di Diritto Sportivo e mio personale per aver accettato l'invito. Tutti coloro che appartengono al mondo dello sport conoscono già il suo cursus honorum. Mi piace tuttavia ricordare che ha iniziato la sua carriera come insegnante. Noi docenti, pertanto, lo sentiamo molto vicino. E successivamente ha ricoperto importanti ruoli istituzionali e imprenditoriali. È stato infatti presidente della Giunta regionale dell'Umbria, direttore generale del Perugia, dei Grifoni, amministratore delegato del Bari, consigliere delegato della Lega Nazionale Professionisti, segretario della FIGC e del comitato organizzatore dei campionati di pallavolo maschile in Italia e direttore generale della Lega Pro. Il 6 dicembre 2018 è stato infine eletto nuovo presidente della Lega Pro. Le sue riflessioni quindi muovono da un osservatorio più che privilegiato, e ciò non solo in virtù dell'esperienza professionale qui velocemente riassunta, ma anche perché la Lega Pro gestisce sodalizi sportivi che non dispongono, come la sorella maggiore, di ingenti risorse finanziarie e quindi godono di strumenti per così dire meno ricchi nell'opera di contrasto e nella convivenza con l'attuale pandemia. Strumenti che ci auguriamo siano comunque sufficienti per una incisiva fase di ripartenza e di ripresa. Ascoltiamo pertanto con attenzione quanto ci dirà il presidente Grelli, che ringrazia ancora per aver accettato l'invito.
Buongiorno, io ringrazio la professoressa Santoro e il professor Liotta. Diciamo che stavamo meglio quando ci siamo incontrati la prima volta, il primo corso, perché non dovevamo mantenere questo distanziamento sociale. Credo che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato nella propria vita di dover vivere un'esperienza così dolorosa e anche drammatica, che ci ha posto e ci pone continuamente di fronte a uno stato di precarietà, di incertezza, sia per le istituzioni, sia per le aziende, sia per i club, ma mette in discussione anche proprio mette in preoccupazione anche la propria esistenza, la propria persona. Dobbiamo saperlo che questa è una fase nella quale c'è un dato di precarietà molto forte, molto evidente, che speriamo di superare rapidamente. E possiamo farlo appunto mettendo in campo l'intelligenza e anche le norme di salvaguardia che dobbiamo rispettare. Io sono molto contento di essere a Palermo. A Palermo, nel momento in cui, tra le altre cose, oggi in questo campionato il Palermo è tornato, per fortuna, in Serie C, ha ripreso un percorso che sembrava interrotto, e che di una città meravigliosa, di un'esperienza calcistica di grande rilievo del paese, non della Serie C, del calcio italiano, e che quindi si possa anche oggi, speriamo, quel segno, mi auguro, che quel segno di fortuna che ha ricordato la professoressa Santoro, la ringrazio, possa essere anche proseguire, perché ve lo meritate per il lavoro che avete fatto. Se c'è un aspetto che in questa esperienza di Covid-19 che ci obbliga a, io lo dirò fra un attimo, ci obbliga a ragionare e a prendere la crisi dal punto di vista di una apertura nuova, di incrociare una capacità di innovazione profonda. E quello che fate voi con la preparazione universitaria, con i master, è esattamente quello di cui il calcio ha bisogno, di cui lo sport ha bisogno. Lo sport ha bisogno di acquisire professionalità, oltre alla passione, ha bisogno di acquisire qualità per reggere il confronto che si è aperto e che si apre ancora di più con la crisi. Quindi state facendo un lavoro di eccezionale valore. Mi avete assegnato un compito di parlare sulle criticità e le prospettive di ripartenza. Condividiamo adesso le slide. Allora, eccola qua. Intanto vorrei presentare per brevissimamente che cos'è la Lega Pro, seppur voi la conoscete. La Lega Pro è una lega che è nata il 13 luglio del 59, è stata fondata dal più grande dirigente del calcio italiano e del calcio a livello internazionale, Artemio Franchi, un dirigente di grande rilievo. Tra le altre cose vi invieremo l'atto costitutivo che abbiamo riprodotto, firmato da Artemio Franchi, anche a ricordo di questa giornata. Nel corso degli anni la Lega Pro ha varie volte cambiato nome, arrivando alla sua attuale conformazione, anche format, nel 14-15. La Lega Pro è formata da 60 squadre, ha una particolarità con la quale dobbiamo misurarci, ha un'unicità nella storia del calcio europeo e mondiale. Non c'è una Lega analoga in Europa e nel mondo.
per un semplice motivo, perché la storia d'Italia ha un passaggio completamente diverso da tutti gli altri paesi, è la storia dei comuni d'Italia, è l'unicità del gonfalone, del municipio, della piazza, è quel passaggio che ha reso anche complicato e difficile il processo unitario del paese, cioè una realtà, quella dei comuni, formata dal gonfalone, dal territorio, dalle mura di cinta, e che ha un'identità fortissima e anche dei valori molto forti e anche delle caratteristiche molto rilevanti. E una difficoltà poi a un riconoscimento e a diventare nazione questo paese lo ha, oppure al riconoscimento del capoluogo di regione. Questa è la storia di questo. E noi siamo insediati esattamente all'interno di questa faglia. Noi abbiamo altresì nella sede della Lega da circa un anno il museo dedicato alla figura di Artemio Franchi, dove c'è raccolta la sua storia sportiva, ma anche la sua storia personale. Ci sono delle lettere bellissime, la lettera in cui chiede, come un consiglio d'amministrazione, ma è di un amore incredibile, di una tenerezza incredibile, alla sua futura moglie gli chiede di fidanzarsi, ed è bellissima il suo procedere, dà anche il segno di come sarà sul tema dei valori, si caratterizzerà fortemente la Lega. Franchi ha determinato un segno e ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano e in particolare nella nostra Lega. La Lega è anche rappresentata nel corso di questi ultimi anni con una immagine, la Lega dei Pulmini. Perché la Lega dei Pulmini? La Lega dei Pulmini perché è la Lega che ha come scopo fondamentale quello di insegnare calcio alle ragazze e ai ragazzi, che simbolicamente il pulmino rappresenta il veicolo con cui andare alle abitazioni dei ragazzi e delle ragazze per trasportarli al campo sportivo, allo stadio, per insegnare calcio, ma anche accanto al calcio insegnare educazione civica, il valore del team, dello stare insieme, di come bisogna appunto lavorare in team, ma anche contemporaneamente la Lega Pro svolge un ruolo profondamente molto forte sul territorio, socialmente forte, perché allontana con questa sua dinamica che ho raccontato i ragazzi e le ragazze dai pericoli della strada, dalla violenza e dalla droga, e in qualche modo si consente anche un minor costo allo Stato dal punto di vista della sua presenza sul territorio. Questa è la storia, l'insediamento forte di questa Lega, l'identità. Non c'è una Lega di terza divisione che abbia un'identità così marcata negli altri paesi europei e mondiali. Veniamo a febbraio 2020. Si è appena concluso il girone di andata. Guardiamo qual era la situazione. A quel momento avevamo avuto una capacità di cogliere l'onda che si stava riverberando dopo i play-off della stagione precedente. Avevamo segnato al termine del girone di andata, quindi al febbraio 2020. Nei tre gironi avevamo avuto 1.587.277 spettatori, con oltre 600.000 spettatori più e tifosi più della precedente stagione, quindi un aumento del 63%, un incremento fortissimo di abbonati, l'82%,
della media paganti il 27%, della media spettatori il 56%, del totale spettatori il 63%. Avevamo quindi fatto un percorso che aveva consentito alla Lega e ai suoi club di avere un'attenzione e recuperare un'attenzione molto forte dei propri tifosi, dei propri spettatori. In più vi era stato tutto il lavoro relativo, ma ne parleremo fra un attimo, lo dico soltanto per dare il quadro ora in questo momento, attraverso il canale streaming della Lega che trasmette per intero, è l'unico canale che trasmette per intero tutte le partite della Serie C. Siamo anche nel febbraio 2020, nel momento in cui scoppia, arrivano i primi problemi. Però prima di parlare di questo, ricordiamoci un altro passaggio che diventerà fondamentale nell'analisi del che cosa fare nella fase attuale. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, si è insediato da circa un anno e aveva nell'azione di governo messa in piedi iniziato a mettere in campo un cambio di norme e di regole obsolete e di mettere alcuni fondamentali segni di cambiamento. Da questo punto di vista, io giudico che uno dei segnali più importanti che siano stati dati sia stato il provvedimento relativo alle riammissioni. Per quale motivo lo giudico positivo? Qual era la dinamica e qual è la dinamica che avevamo? Un presidente, chiamiamolo tra virgolette furbetto per non dire altro, acquista e fa giocare, non corrisponde ai emolumenti ai calciatori, vince partite, prende punti di penalizzazione, ma è chiaro con la qualità dei calciatori riesce a recuperare quei punti che gli vengono date per penalizzazioni per mancati pagamenti o corrispettivi degli emolumenti. In genere, una situazione di questo, la storia di queste situazioni porta a una situazione che si ripete continuamente. O quella squadra viene promossa e quindi diciamo usufruisce di un altro bonus che può utilizzare nella stagione successiva, o si aprono invece le strade del fallimento. A quel punto è evidente che si aprono degli spazi nell'organico. Che cosa si introduce con la riammissione di grande novità? Di grande novità si introduce il fatto che invece di procedere per i ripescaggi che rimangono, per riempire, ricoprire gli spazi di organico, si introduce lo strumento della riammissione, cioè si favorisce il percorso, si mette in prima fila, si dà una partenza migliore alle società che, pur retrocesse sul campo, hanno situazioni economiche e finanziarie virtuose e quindi possono di conseguenza usufruire di quel vantaggio relativo alle riammissioni. Questo fattore determina che cosa? Determina il fatto che si introduce ancor più dello stesso, del cambiamento, della novità che si è introdotto, un cambiamento sostanziale, perché per la prima volta i presidenti virtuosi riescono a prevalere su quelli che invece ho chiamato furbetti, dovrei chiamare banditi, e si inizia a cambiare un modo. Questo è il quadro che noi abbiamo riassunto. È saltata la connessione con le slide. Eccolo qua. Andiamo al 21 febbraio. Il 21 febbraio è una data particolarmente che segna la storia di questi ultimi, di quest'ultimo anno. È la prima partita che viene
È la prima partita del calcio professionistico che si decide di rinviare, Piacenza-San Benedettese. E subito dopo, nel giro di 48 ore, si rinviano tutte le partite che riguardano le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Al primo segnale di Covid, il sottoscritto decide di fermare quell'area. Perché? Perché, non vi racconto le telefonate di chi voleva proseguire, perché avviene sempre questo elemento, dobbiamo saperlo. Si può vedere anche in alcuni momenti, anche nello scorrere del campionato, ma è anche abbastanza naturale. Chi sta vincendo, chi avanti vuol seguitare a giocare, chi è indietro rischia di retrocedere, prova di portare a fermare prima che la ruota prosegua. Perché si decide, è stata una notte di travaglio la mia, ve la voglio raccontare per esperienza, perché vi possa essere utile nel proseguo del vostro lavoro, dei vostri studi, della vostra vita. Perché immediatamente ho deciso di andare verso una sospensione? Perché intanto per una scelta fondamentale, la salute è al primo posto. Ma quella notte che ho deciso, mi sono ricordato di due elementi. Uno, la vicenda dell'Ebola, che avevo seguito. L'Ebola si era fermata perché erano morti e si erano sacrificati medici e infermieri e erano riusciti a bloccarla. L'Ebola si era fermata perché non colpiva talmente in modo pesante l'esistenza delle persone che le bloccava a letto in una situazione gravissima. E inoltre era stata bloccata prima che invadesse le aree urbane. Ma il secondo elemento che mi ha portato a questa scelta è mi sono andato a rivedere quella notte la lezione del 3 aprile 2015, una lezione inascoltata, in cui si raccontava un'epidemia che ci colpirà, si diceva non siamo pronti. Il virus altamente contagioso colpirà piuttosto che una guerra. Non abbiamo investito pochissimo in un sistema che possa fermare un'epidemia. Non siamo pronti per la prossima epidemia. La prossima volta un virus in cui ci si sente abbastanza bene anche quando si è contagiosi, tanto da salire su un aereo o andare al mercato. Questa lezione che mi sono andato a rileggere, che era del 3 aprile 2015, mi ha portato a quella decisione, quella relativa al fermare il campionato. Il 2 marzo poi sono stati sospesi i gironi A e B e successivamente il girone C. Il 9 marzo si ferma il paese. Arriva il primo lockdown, passeranno 139 giorni, di cui 20 sabati e 19 domeniche, nei quali non si giocherà una partita di Lega Pro. Sarà necessario aspettare il 27 di giugno, data in cui la Juventus Under 23 vince la sua prima Coppa d'Italia di Serie C contro la Ternana, per rivedere un tiro in porta. Saranno 139 giorni in cui la Lega Pro ha continuato a cercare nuove soluzioni, scriveva Einstein. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte, le grandi strategie. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Certo, non avremmo voluta questa situazione, ma nel momento in cui ci siamo in quella situazione dobbiamo capirne come uscirne, prenderne tutti gli aspetti che possano
portare ad un'accelerazione, ad un miglioramento. Tra marzo e giugno la Lega Pro cerca quindi come ripartire, come sopravvivere ad una crisi. Gli stadi sono chiusi, non c'è più risorse finanziarie, perché la Lega Pro sostanzialmente si finanzia con il botteghino dello stadio e gli sponsor. Queste sono fondamentali. E poi una parte attraverso il 2% dei contratti dei contratti televisivi della Serie A, cioè dalla legge Melandri. Quindi ci troviamo di fronte ad un problema: come organizzarci. Per noi è un problema serio, perché il protocollo sanitario che dobbiamo tutti rispettare, che mette la salute al primo posto, ci obbliga ad affrontare due problemi per noi rilevantissimi. L'organizzazione del servizio, considerando il fatto che i nostri medici, a differenza di quelli della Serie A, non sono medici che sono assunti in società, fanno altri lavori. Lavorano, se penso per esempio al medico dell'Albino Leffe, lavora il primario della struttura del primo impatto Covid a Bergamo, e tanti altri. Secondo elemento, che i problemi che avevamo erano i costi del protocollo sanitario, perché le misure che abbiamo adottato, che dovevamo adottare, comportavano una procedura con i tamponi e con gli esami serologici da effettuare, con costi elevati. Poi abbiamo dovuto affrontare tutta la questione relativa al problema di come risolvere i problemi di impatto economico-finanziario per i club, che erano problemi delicatissimi. Perché? Perché siamo stati la Lega che ha presentato, su richiesta del governo e della Federcalcio, un lavoro fatto con PwC. Ci avevano chiesto di verificare quali fossero i danni presumibili da Covid-19. Noi siamo stati l'unica Lega che non si è soffermata soltanto sul 19-20 del campionato, ma ha guardato ai danni del campionato 20-21, per esempio, quello che è in corso. E dicemmo allora, tra marzo e aprile di quest'anno, che i danni maggiori sarebbero stati nel campionato 2021, e valutammo con una, diciamo, con un'analisi con PwC molto conservativa, perché non pensavamo assolutamente di presentare una ricerca di risorse che partisse dal fatto le aumentiamo le richieste così ne otteniamo di più. No, il paese è in sofferenza. Tutti i settori produttivi sono in sofferenza, quindi era bene ed è bene avere un rapporto in questa direzione che abbia il senso generale della vita del paese, e quindi doveva essere un'analisi conservativa. Abbiamo stimato che l'impatto fosse di 80 milioni di danni per quanto riguarda la Serie C, e quindi dovevamo vedere come si potesse lavorare per quanto riguarda i diversi strumenti che dovevamo chiedere al governo. Che cosa avviene contemporaneamente in quel primo passaggio, nella prima crisi della pandemia? Avviene un elemento di innovazione che dobbiamo cogliere fino in fondo, che obbliga e ci sfida in maniera molto forte. Per la prima volta nel decreto Cura Italia 1, il calcio viene equiparato al comparto produttivo italiano, al settore industriale. Tant'è vero che gli interventi che verranno dati come ristoro per i danni si ritrovano non solo nel settore sport, ma nelle diverse voci. Appunto,
portando in qualche modo, facendo fare un primo passo al calcio, esattamente nella direzione di essere considerato anche un settore produttivo del paese. È una svolta che io considero importantissima, oserei dire, ho scritto storica, un'acquisizione che produrrà cambiamenti ad una condizione che da un lato noi dobbiamo essere in grado di comprendere possiamo utilizzare gli strumenti del comparto industriale e del comparto produttivo, ma quindi la cassa integrazione, l'apprendistato, ne parlerò fra un attimo, l'approfondirò fra un attimo, e nello stesso tempo però questa scelta di essere stati messi all'interno per la prima volta equiparati al comparto produttivo ci pone i termini di una grande sfida che dobbiamo raccogliere, che è quella della struttura manageriale, dell'organizzazione aziendale, dei parametri dell'efficienza e dell'efficacia dell'azienda, della cultura che non abbiamo avuto sino a questo momento, del rapporto costi e ricavi e dell'esigenza di una nuova fase di una organizzazione del calcio e del club che acquisisce managerialità, imprenditorialità, professionalità. È per questo che all'inizio ho parlato del ruolo grande che l'Università di Palermo e l'Università hanno nella formazione, che servono di figure che servono per fare questo passaggio fondamentale. Abbiamo ottenuto una serie di misure nel primo intervento. La cassa integrazione era impensabile che potesse essere utilizzata. L'abbiamo ottenuta noi del calcio di terza divisione per i calciatori sotto i 50.000 di euro lordi, che sono la maggior parte dei calciatori e dei tecnici della Serie C. Questo passaggio ci ha consentito di identificare, di delineare, di definire meglio finalmente la Serie C. La Serie C è un calcio, tra virgolette, normale, di ragazzi che scendono in campo con emolumenti normali, e quindi il fatto di averci consentito di poter accedere alla cassa integrazione è stato un passaggio fondamentale per comprendere la diversità, i diversi livelli che esistono all'interno del calcio professionistico, che sono di tre livelli: Serie A, l'Elite, la Serie B e il calcio di Serie C. Poi abbiamo ottenuto l'IRAP, lo scivolamento delle scadenze fiscali e contributive, il credito d'imposta. Ecco, questo è un passaggio importante. Ho detto che le fonti principali di finanziamento della Lega Pro sono i botteghini, dal botteghino, gli incassi da botteghino, gli abbonamenti e gli sponsor. Gli sponsor per noi sono un passaggio fondamentale per quanto riguarda il nostro impegno e il nostro lavoro per quanto riguarda i club. In genere la sponsorizzazione avviene per un elemento che non è soltanto un risultato relativo ad una possibilità di avere un risvolto di ritorno dal punto di vista finanziario o fortemente di immagine da parte dell'azienda che sponsorizza una squadra di Serie C. Spesso, per la maggior parte dei club, per quelli più grandi certamente vale la prima parte che ho escluso, per la maggior parte è un intervento che si svolge per dare una mano, per mantenere l'insediamento della squadra, per un motivo sociale, per un motivo di risposta territoriale, cioè in definitiva per mantenere una squadra sul proprio territorio.
e quindi prevale l'aspetto sociale. Da qui il fatto che abbiamo chiesto e abbiamo chiesto che fossero favorite quelle aziende che investivano per quanto riguarda la sponsorizzazione in una faglia molto ampia, non solo della Serie C, che erano la pallacanestro, la pallavolo e tutti quegli sport che sono collocati nella faglia tra il professionismo di elite e la parte amatoriale. Da qui la scelta che abbiamo operato per quanto riguarda la definizione del Comitato 4.0. Il Comitato 4.0 raggruppa la Lega Pro, le leghe maschili e femminili del basket e della pallavolo e anche una parte dell'atletica, cioè quelle leghe che ho già spiegato dove sono insediate. Non è un soggetto politico il Comitato 4.0, ha lo scopo, in rapporto, anche qui ha istituito un rapporto con PwC, in modo tale che per poter fornire ricerche, dati, conoscenze, situazioni che si determinano a causa della crisi su questo ampio spettro di sport e di calcio, in modo da poter chiedere al governo e al Parlamento interventi che possano contribuire a dare una mano per uscire dalla crisi. Nella stagione 20 e 21 è ripartita una stagione nuova con tanti problemi, stadi senza tifosi e tante aziende che hanno avuto grandi problemi dal punto di vista economico. Guardate, la situazione che si è determinata con Covid-19 è una situazione completamente diversa da quella che vi è stata delle crisi di club che ci sono state nel passato. Perché è diversa? Perché questo COVID, la vicenda Covid-19 fa incrociare due elementi che solo in alcuni casi si incrociavano e determinavano una grave crisi. Che cosa voglio dire? Il proprietario di un club è contemporaneamente proprietario di un'azienda. Covid-19 le scuote tutte e due, le mette in crisi tutte e due, sia il club sia la propria azienda. Quest'ultima, cioè l'azienda, assicura alla famiglia, ai dipendenti, ai lavoratori il futuro, l'oggi, la possibilità di vivere. Se il proprietario viene posto nella condizione di dover scegliere a causa della crisi tra la propria azienda e il proprio club, giustamente sceglie l'azienda, esattamente per quei motivi. Il calcio quindi si trova molto più esposto di altri comparti produttivi, perché è evidente che il proprietario, come avviene nella vita normale, se io devo scegliere in un momento di crisi che cosa taglio per quanto riguarda le spese della mia famiglia, le spese che sono quello dello stadio, del cinema, del teatro, i vestiti, acquisto delle scarpe, rallento questi elementi, lascio come spese le questioni essenziali che sono il cibo, la vita. Ecco, la stessa cosa si ripercuote all'interno del meccanismo calcio-azienda. Questa è la novità drammatica della crisi che ha innescato il Covid, perché mette insieme crisi aziendali e crisi dei club. Abbiamo quindi sul club i mancati ricavi da biglietteria e mancati ricavi da sponsor, perché le aziende che sponsorizzavano si trovano in grande difficoltà. Questo è il problema che abbiamo. Stiamo lavorando perché il credito d'imposta venga
questo strumento diventi venga attuato completamente dal, per quanto riguarda, attraverso il decreto il decreto che lo renda operativo. Ci stiamo lavorando in modo tale che possa consentire alle aziende di sponsorizzare, di proseguire a sponsorizzare, ad avere un ritorno positivo, dare al fisco, ridurre il carico fiscale, perché è stato riconosciuto che si può prevedere un taglio di circa il 50%. Che altri aiuti abbiamo chiesto al governo e al Parlamento? Un fondo per quanto riguarda le misure delle spese sanitarie, tamponi, un intervento per assicurare la liquidità come per le piccole e medie imprese, con una garanzia centrale attraverso l'istituto di credito, e poi un'ulteriore dilazione dei contributi, delle fiscalità con rateizzazione di lungo periodo. Rateizzazione di lungo periodo per un motivo semplicissimo, perché se si dovesse arrivare al punto in cui le dilazioni ottenute per quanto riguarda lo spostamento di quanto dovuto al fisco dovesse avvenire contemporaneamente in un'unica rata, in quel momento ci sarebbe il crack dal punto di vista delle società, perché non ce la farebbero a reggere. Nello stesso tempo abbiamo lavorato per dare in questo panorama un quadro preciso della situazione sanitaria della nostra società. L'abbiamo presentato nei giorni scorsi attraverso un lavoro del nostro coordinatore, il professor Braconaro, e dei 59 medici sociali. Abbiamo costruito sul laboratorio ampio di circa 2.400 tra calciatori e tecnici, che sostanzialmente hanno un insieme di controlli sanitari molto forti durante l'arco della settimana, che si esplicita in un tampone a 48 ore dalla partita, e se si dovesse riscontrare una positività ci sarà un'altra serie di tamponi per tutta la squadra nello stesso giorno della partita. Quindi la massa complessiva, il numero complessivo degli interventi è molto ampio e ci ha fornito un quadro che abbiamo consegnato a tutto il mondo del calcio, ma anche al di fuori del mondo del calcio, per far vedere come attraverso un campione di 2.400 persone controllate si possa vedere l'andamento della pandemia. Tant'è vero che, avendo un controllo di questa natura, abbiamo per primi intercettato la curva epidemiologica che andava salendo, e tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre ci aveva portato a un livello altissimo di contagi. Eccolo là, in quel momento vi è stato e anticipato per certi aspetti quella che avveniva nel paese, perché nel paese pian piano il numero dell'esame dei tamponi andava crescendo, e quindi si è visto con un leggero ritardo, ma noi, avendo un campione esteso e controllato periodicamente in tutta la settimana, abbiamo visto il picco che saliva, così come abbiamo potuto constatare la discesa che vi è stata, e quindi una condizione migliore che si andava determinando. Questo ci consente di dire fare due considerazioni. La prima, che il calcio in alcune occasioni può essere utile al paese come laboratorio. Per questo abbiamo messo a disposizione di tutti i dati e questi dati proseguiranno in tutto il corso del campionato, li raccoglieremo, e consentirà di avere un quadro di riferimento importante. Nello stesso tempo questi dati ci dicono, oggi in cui la situazione mostra un miglioramento significativo, che non dobbiamo abbassare la guardia.
ci siamo già passati attraverso questo percorso in estate, avendo abbassato il livello della guardia rispetto a Covid-19, ci siamo ritrovati in una situazione veramente complicata. Questo è il lavoro che abbiamo messo a disposizione in questi giorni per il calcio italiano e anche, credo, possa essere utile al di fuori per la società italiana per vedere che cosa avviene e che cosa è avvenuto e come si riesce anche a controllare una situazione. Palermo, per esempio, la società di Palermo, del Palermo, è stata attraversata da un focolaio molto importante. 9 società sono state investite da un focolaio che ha logicamente molto ampliato l'estensione dei numeri della pandemia nella Serie C. Questo significa anche, e si può vedere, come questo processo possa essere governato ed è stato per esempio governato in maniera positiva nel rapporto tra società e ASL, in modo tale che il percorso che ha portato al superamento, questo percorso può essere utilizzato anche per altre società per vedere come una collaborazione positiva tra una società di calcio e un ASL consente, nel quadro del rispetto del protocollo sanitario, di mettere in campo tutte quelle misure che consentono di uscire da una situazione estremamente seria. Veniamo al punto in cui ci poniamo un problema molto evidente e dobbiamo tirarne una conclusione coraggiosa. Il Covid, ho detto, utilizzando quanto scritto da Einstein, è un'occasione per accelerare la riforma del sistema calcio italiano. La riforma del sistema calcio italiano era improcrastinabile a prescindere dal Covid. Il Covid la amplifica nella sua drammaticità. Ci chiede di lavorare rapidamente in questa direzione. Per esempio, è evidente a tutti quanti che bisogna partire da un'acquisizione. Il giocattolo calcio vive al di sopra delle sue possibilità e va ridisegnato rendendolo economicamente sostenibile. Quando dico questo, so benissimo di essere il presidente della Serie C e paradossalmente di avere meno problemi su questo versante rispetto agli altri. Però anch'io mi devo porre la stessa identica domanda. Anch'io mi devo porre lo stesso identico problema. Anch'io devo pormi il problema di come uscire dalla crisi attraverso anche una profonda riforma del sistema che governa la Serie C. È evidente che uno dei problemi che dobbiamo risolvere è chiaramente quello dei costi del lavoro, che è la voce che più incide nel bilancio, incide per il 70%, quindi va ridotto il costo del lavoro, è uno dei problemi che dobbiamo mettere in campo. Un altro degli strumenti che pensiamo che possa essere molto utile per diversi aspetti che cercherò di illustrare in maniera rapidissima è quella relativo all'introduzione di nuovi strumenti. Penso all'apprendistato. Qual è il fenomeno che si verifica all'interno del settore calcio? All'interno del settore calcio c'è una dispersione scolastica enorme. C'è una dispersione scolastica enorme perché? Perché i ragazzi che frequentano la scuola media superiore o frequentano gli istituti spesso non hanno la possibilità di poter frequentare nel periodo del fine settimana,
se giocano in trasferta il venerdì e il sabato, se giocano invece in casa il sabato non vanno a scuola. Si stabilisce un percorso, anche se ora in maniera inferiore rispetto al passato, di considerarlo un privilegiato, e quindi con il rischio di un allontanamento e di una non considerazione. La famiglia non dà un contributo significativo nel rapporto e nel portare, nello spingere, nell'aiutare il ragazzo per quanto riguarda la sua formazione scolastica, perché nel momento in cui, lo dico in maniera molto secca, nel momento in cui la famiglia vede che il suo ragazzo indossa una maglia di serie C, pensa già che quel ragazzo, la sua unica aspirazione, il suo unico sogno debba essere quello di vedere la sua carriera nel calcio. Un errore clamoroso. Lavorare, acquisire questa nuova strumento dell'apprendistato, cogliendo l'elemento della formazione come elemento di qualità, spinge tutto il sistema calcio ad un rapporto completamente diverso, perché è evidente che noi dobbiamo far sì che il club investa nella formazione, non solo quella sportiva di alta qualità, ma nella formazione scolastica, che gli istituti scolastici si pongano il problema con i ragazzi di comprimere i moduli scolastici per adattarli all'impegno che il ragazzo ha durante la settimana, e quindi diminuire il rischio della dispersione scolastica. Il club, pensiamo, deve lavorare in questa direzione, affiancare tutor, collegare la qualità sportiva al superamento degli esami, in modo tale che il ragazzo sappia perfettamente che questo è quello che chiediamo, perché sennò altrimenti questi ragazzi, quando arrivano a 27-28 anni, rischiano di aumentare, anche qui sarò crudo, semplicemente il numero degli sbandati, perché non hanno una formazione scolastica, spesso non hanno acquisito la capacità di un lavoro, di un mestiere, e rischiano di essere e di incrementare quel numero degli sbandati, e non ci serve. Noi dobbiamo avere ragazzi che giocano al calcio con un livello di istruzione alta, che è funzionale anche alla qualità del loro gioco, del loro giocare, perché se hanno sviluppato una formazione nell'ambito della propria formazione culturale alta, sapranno meglio conoscere il proprio corpo, sapranno meglio vedere come ci si deve allenare, sapranno meglio come si debbano alimentare, sapranno meglio come si debbano riposare, come devono stare lontano da alcuni rischi, quelli delle scommesse, del doping. Questa è la funzione che dobbiamo e vogliamo svolgere. Per questo ci battiamo anche per avere l'apprendistato. L'altro elemento fondamentale è che dobbiamo andare a una riforma dei campionati. È ineludibile. Noi siamo stati la Lega l'unica Lega che nel corso di tutta questa storia del dopoguerra ha fatto una riforma dal punto di vista della riforma dei campionati, della propria Serie C, passando da 90 a 60 e cambiando C1 C2 in un'unica C. Dobbiamo andare ad un'operazione di questo genere, della riforma. Vi dirò in conclusione che cosa, in maniera rapidissima, che vedo che vi prendo troppo tempo. Ma l'altro elemento sul quale dobbiamo riformare è che il calcio non può vivere l'esperienza che ha vissuto nei giorni scorsi a Foggia, cioè dobbiamo eliminare dal calcio la violenza, dobbiamo opporci in ogni caso, perché questa determina un allontanamento
dal punto di vista dell'attrattività del calcio. Noi non possiamo pensare che ci possa essere atti come quello che abbiamo avuto per il capitano, l'ex capitano Gentile, che si è trovato all'una e mezza della notte nella propria abitazione con dei delinquenti che hanno appiccato il fuoco alla sua porta. All'interno c'era la sua moglie e un bambino e una bambina. Il calcio non è questo. Questa gente, qualunque sia la motivazione, deve essere assicurata dalle forze della giustizia alle patrie galere. Questa è l'unica soluzione relativa al fatto di rompere un sistema che deve essere appunto riportato come primo elemento ad avere valori che fanno del gioco del calcio un'attrattività nel giocare, nel mettere in campo le proprie capacità tecniche, sportive, e non elementi di violenza. Che cosa dobbiamo riformare? Dobbiamo riformare i controlli, devono essere più stringenti, anche perché devono essere più stringenti, devono dare la possibilità di intercettare immediatamente chi cerca di non rispettare le regole. Noi abbiamo avuto nel corso di queste ultime settimane alcuni casi relativamente che abbiamo intercettato di fideiussioni false. Eppure avevamo messo in piedi un sistema che aveva retto all'impatto nel corso di questi ultimi anni nel meccanismo delle iscrizioni. Solo che chi vuol frodare, voi siete giovani, non ve lo ricordate, questo film che citerò, il film Guardie e ladri con Totò e Fabrizi, in cui mentre Fabrizi, che è un carabiniere, porta Totò in carcere, Totò già studia che cosa deve fare per riuscire a beffare Fabrizi carabiniere. E la stessa cosa avviene normalmente nella nostra società in Italia, nel mondo, ma anche nel mondo del calcio. Quindi dobbiamo mettere in moto dei meccanismi, anche rinnovandoli rapidamente le procedure, in modo tale che di allontanare la capacità di penetrazione e di inquinamento dei malfattori, aumentando i controlli. Vanno logicamente migliorati profondamente gli stadi, alcuni ne sono stati fatti di rinnovi, di miglioramenti negli stadi, ma la qualità, il lavoro prevalente dovrà essere quello di procedere ad a dei servizi di digitalizzazione che colleghino fortemente al club, di integrare tantissime altre attività durante la partita. Logicamente questo avrebbe un riflesso sui ricavi del club, ma quello che è più importante determinerebbe un approccio diverso nella fruizione dello stadio. Contemporaneamente abbiamo sviluppato un'attività in Lega Pro attraverso la Lega dei Servizi, la Calcio Servizi, progettuale. Lo dico in due parole, vado rapidamente a concludere per ascoltare le vostre domande, i vostri interventi. Abbiamo lavorato per farla diventare questa lega progettuale in diverse direzioni. La prima verso il CIPES, l'ex CIPE, presentando quattro progetti: la riqualificazione infrastrutturale energetica dell'impiantistica sportiva nazionale, la costruzione di un sistema nazionale per la formazione continua degli sportivi, in parte quello che vi ho detto, l'implementazione di strumenti digitali innovativi per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata dei servizi informativi e turistici, offerti a chi? Quando c'è una partita da giocare in trasferta, può essere l'occasione per la famiglia di poter usufruire di una serie di servizi che consentano di andare, chi, o l'uomo o il marito o la moglie allo stadio, tutti e due, e chi non va o
quando saranno liberi i musei, gli aspetti culturali, la conoscenza del cibo di quella regione, la possibilità quindi di intessere un rapporto che consenta di conoscersi meglio e di vivere lo sport come uno svago, perché è evidente che se con me viene la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, mia moglie, certamente l'atteggiamento, spero, mi auguro, che l'atteggiamento che avrò nello stadio o fuori dallo stadio sarà improntato a mantenere un clima di gioia, di festa, forse di dolore perché la mia squadra perde, ma si limita a quell'elemento. Poi abbiamo lavorato per quanto riguarda un altro punto di riferimento molto forte, che è quello della Unione Europea, dei progetti rivolti a cercare di farli finanziare a livello della Unione Europea. Noi italiani abbiamo avuto nel corso di questi anni un rapporto molto difficile con l'Unione Europea, ma la prima cosa che dobbiamo autocriticarci è che parecchie delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea non le abbiamo utilizzate perché non abbiamo presentato progetti a livello europeo. Noi dobbiamo e vogliamo andare a ricercare risorse anche nei giacimenti europei. Questo ci comporta e ci comporterà di dover attrezzare la Lega, come stiamo facendo, di capacità progettuali e professionali all'altezza di questo lavoro e all'altezza anche del fatto che ad ottenere finanziamenti europei mette in moto una procedura per quanto riguarda gli step di finanziamento e le verifiche sulla base del fatto che si debba procedere nella realizzazione di quel progetto e quindi nella necessità di farlo in tempi e modi dovuti. Questo aumenterà la cultura imprenditoriale della Lega Pro e dei club di Lega Pro. Alcuni dei finanziamenti li abbiamo avuti, alcuni li ho riportati in questa slide, un altro l'abbiamo avuto attraverso un finanziamento per combattere il match fixing, l'abbiamo fatto con l'Università La Sorbona di Parigi, con una società di calcio spagnola, il Valencia, che sta con noi, alcune realtà di federazioni tipo il Qatar, la Romania, Malta, in modo tale che insieme possiamo contribuire a lavorare in questa direzione in maniera molto forte. La scelta poi prioritaria della Lega Pro è essere la Lega dei giovani, essere la Lega dei talenti. Questa è la mission nostra, accanto ad essere la Lega del territorio. Noi, quando siamo stati la Lega dei talenti dei giovani calciatori, abbiamo dato una mano anche alla nazionale italiana. Se si va a vedere la rosa dei calciatori che nell'82 vince il titolo mondiale in Spagna, 14 provengono dalla Lega di Serie C. Quando vinciamo in Germania nel 2006 il titolo mondiale, 8 calciatori provenivano dalla Lega di Serie C come formazione. Quando si perde questo filo di formazione e di crescita di giovani calciatori, stranamente, ma io non dico stranamente, la nazionale italiana va in difficoltà. Per esempio ora, per noi è un esempio estremamente positivo la nazionale di Mancini, del mister Mancini, che ha ricostruito dopo la drammatica vicenda dell'esclusione dei mondiali dopo la sconfitta della Svezia, con la Svezia, ha ricostruito una nazionale italiana in cui, privilegiando il far giocare i giovani calciatori. E Mancini è l'esempio di come si possa vincere
puntando esattamente sui giovani. Questa è la nostro, è il nostro lavoro, questa è la nostra mission fondamentale, formare giovani calciatori, formare talenti per il calcio italiano e per le squadre, e per le squadre che militano nelle serie superiori. Nello stesso tempo dobbiamo essere la Lega del sociale, della solidarietà e del territorio. Dico soltanto che nel corso di quest'ultimo anno abbiamo svolto 1500 iniziative di solidarietà. I club si sono distinti in questo lavoro molto forte, con molta determinazione. Nell'ultimo periodo abbiamo innovato il logo che avete visto, queste vele al vento, questi colori. Abbiamo voluto, nel pieno del lockdown, dare un segno di speranza. Questo è il nuovo logo. Questo è un nuovo logo che vuole dare l'idea di che siamo il territorio, che siamo con questi colori, siamo l'Italia e siamo la speranza da mettere in campo e una grande capacità di innovazione. Lavoriamo per, come ho detto, per una nuova generazione di dirigenti. Presenteremo fra poco il piano strategico che abbiamo elaborato nel corso di questi mesi con PwC. È un piano strategico che punta su un elemento fondamentale, quello che ho detto prima, lavorare per formare giovani calciatori, talenti. Siamo andati a confrontarci con le esperienze più alte del professionismo. Siamo andati negli Stati Uniti, ci siamo confrontati con il livello più alto della pallacanestro e ci siamo confrontati con l'MLS, in modo tale da vedere come loro costruissero i talenti che hanno portato ad un livello altissimo la capacità dei club americani. Lo presenteremo fra qualche tempo, lo stiamo ultimando e sarà la nostra scelta prioritaria sul quale incardinare un processo di innovazione della Lega Pro. Qual è la mission? L'ho già detta, è quella dei giovani. Dobbiamo che ogni campionato deve avere questo da definire, qual è la mission nella riforma. Il calcio di Serie A e la mission deve essere l'elite del calcio, non li fermeremo, vadano a confrontarsi con il mondo, l'Europa. La riforma deve avere un quadro di sostenibilità economica forte e deve avere le regole al centro del progetto. Che ognuno di noi, se vuol fare la riforma, si deve sedere al tavolo della riforma togliendosi dalle proprie esigenze di parte e deve giocare una parte delle sue esigenze sul tavolo degli interessi generali. È un'occasione imperdibile di sostenibilità, prima di tutto economica, del calcio italiano. Penso per esempio al fatto che il calcio italiano non riesca, come la Premier League ha fatto, di dare un contributo di solidarietà alle leghe sottostanti, ma qui non è chiedere assistenzialismo, qui è svolgere e pretendere dalla Serie A un ruolo di acquisire un ruolo di leadership nel calcio italiano di cui avremmo molto bisogno. Da parte nostra dobbiamo lavorare su alcuni tratti ulteriori. È quello di mettere il tifoso al centro, sfruttando tutti gli asset a disposizione, cercando da questo punto di vista di spingere su una trasformazione digitale, scontando qualche elemento. Alcuni sono partiti in particolare all'estero, anche alcuni del calcio italiano, ma possiamo anche utilizzare in positivo di raccogliere l'esperienza che è stata fatta in questa direzione. Quali sono le linee?
ve le cito semplicemente: il fan engagement, il media house, Internet of Things e gli esports, in particolare gli esports, perché gli esport sono quelli che ci sfidano di più e ci fanno vedere come oggi le nuove generazioni siano distanti dal calcio, che pur ci piace, e ci pongano una domanda di prospettiva. Il calcio rischia, per i suoi riti, per le sue modalità con le quali si svolge, i tempi, la non interattività, di essere un prodotto obsoleto. E quindi dobbiamo invece, da questo punto di vista, raccogliere il meglio anche dell'esperienza che gli esport ci indicano da questo punto di vista, che sono fattori estremamente importanti. Basta guardare i dati, coloro i quali sono impegnati e si interessano agli sport sono giovani, sono distanti molto dal calcio, se si interessano di calcio prevalentemente per gli highlights più che per la partita, perché dobbiamo ragionare anche sulla modalità e lavorare su questo. Noi ci abbiamo lavorato nel corso di questi mesi, abbiamo lavorato perché abbiamo fatto un esperimento alla fine del campionato 18-19 con le tre squadre che avevano vinto il campionato ed erano state promosse. Abbiamo istituito una coppa di esports da assegnare alle squadre attraverso gli esports, e ci seguiteremo a lavorare fino a quando riusciremo a mettere in campo un vero e proprio campionato da affiancare a quello che normalmente si svolge nel nostro campo. Voglio concludere, e mi scuso perché ho preso tantissimo tempo, con un libro bellissimo, che è un messaggio di speranza. Il libro che è uscito da due giorni, che sto leggendo, Papa Francesco dice: ritorniamo a sognare. Ritorniamo a sognare. È la strada verso un futuro migliore. Createvi il vostro futuro, a un certo punto dice, è un buon momento per gli spiriti inquieti, con quella sana inquietudine che smuove. E tornano quindi le parole di Dio ad Isaia: vieni e discutiamone, mettiamoci a sognare. Il sogno, il calcio in fin dei conti è un grande sogno. È il sogno e in realtà racconta la vita. Voi dall'università, nella formazione, noi abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno, perché per fare un processo di riforma di questa natura e della necessità che ha il calcio di farla, abbiamo bisogno di professionalità oltre che di passione. Il vostro lavoro è fondamentale e noi siamo molto attenti. Grazie. E grazie al presidente Francesco Ghirelli e alla professoressa Santoro. Prima il presidente Ghirelli si scusava per il tempo che ha impiegato, noi invece lo ringraziamo perché veramente ha dato tantissimi spunti, ha fatto una panoramica davvero interessante. Adesso noi abbiamo questo secondo blocco, introduco anche la professoressa, abbiamo un secondo blocco con gli studenti e poi una parte con i giornalisti. Allora, professoressa Santoro. Volevo ringraziare il presidente Ghirelli per questa interessantissima relazione dall'inizio alla fine. Parto dalla fine in quel messaggio di proprio entusiasmo e passione. Io credo infatti che quello che ci spinge in questo progetto culturale sia fondamentalmente la passione, che ci fa poi portare sempre al sorriso, all'impegno, anche diciamo oltre quelle che poi sono
le logiche dei sistemi che a volte ci sembrano che creano dei blocchi. La relazione del presidente Ghirelli è partita dal passato, è arrivata al presente e si è proiettata verso il futuro. Di questa Lega, di cui ci ha fatto cogliere esattamente il tratto caratteristico, è una Lega di professionisti, quindi una Lega di soggetti che si muovono nel mondo del mercato, sono società di capitali necessariamente, però è una Lega che guarda ancora al, diciamo, passato dalla Lega Nazionale Dilettanti. E allora mi sembra che sia quella nella quale anche, diciamo, i nostri giovani che formiamo possono pensare di lavorare con, stando con i piedi per terra, perché dalla relazione che il presidente Ghirelli ha svolto abbiamo colto la complessità delle questioni, degli ambiti che chiaramente come Lega professionistica si è chiamati ogni giorno quotidianamente ad affrontare. Però la Lega dei giovani è una Lega con i piedi per terra, è la Lega degli stipendi che sono normali, ci è stato detto. E quindi sicuramente è quella che permette, a mio avviso, ne ho colto questo il senso, di lavorare senza essere nella vetrina mediatica, senza essere distolti da quelli che possono essere invece degli aspetti che col calcio giocato, con i profili prettamente tecnico-sportivi, hanno poco da vedere. E mi è piaciuto anche il riferimento all'aspetto in cui si è detto è la Lega del sociale, della solidarietà e del territorio. Quindi appunto è una Lega che c'è, è un calcio che sta vicino a chi è appassionato e a chi vuole stare sul campo, pur proiettandosi evidentemente nel professionismo, in quella che quindi è la dinamica sicuramente più complessa del mondo del calcio. Io avrei anche delle domande da porgere, però non voglio togliere spazio intanto ai nostri corsisti del master e agli altri studenti che sono qui, diciamo, e vorrei prima di tutto, perché ho visto che è entrato, dare la parola a un nostro dottore di ricerca. Noi allora abbiamo avuto anche il dottorato di ricerca di diritto sportivo, era l'unico dottorato in Italia. È un nostro dottore di ricerca che, pur essendo di altra regione, perché lui è toscano, è rimasto legato, tant'è che io, diciamo, l'ho cooptato nella scuola palermitana di diritto sportivo. E quindi vorrei che porgesse le domande che mi aveva anticipato Stefano Pellacani, l'avvocato Stefano Pellacani. Buongiorno, salve. Tanto ciao Stefano, ti sentiamo bene, puoi andare. Sì. Io non so. Intanto approfitto per salutare, da un saluto al professor Liotta, professoressa Santoro. Io avevo dei flash al presidente Ghirelli, ho apprezzato tantissimo l'intervento per quanto riguarda riferimento alla cultura sportiva e a mettere al centro i giovani. Proprio per questo volevo sapere l'opinione del presidente Ghirelli in merito alla riforma del vincolo sportivo e se forse possa ritenere superata o meno la previsione dell'obbligatorietà dei giovani, soprattutto nelle serie minori, anche in un'ottica diciamo di meritocrazia e di formazione dei giovani stessi. Il secondo quesito era riferito al protocollo della Lega Pro, se da un lato sicuramente sta preservando lo svolgimento del campionato e delle gare, se diciamo in questo momento influisce indirettamente sul campionato, visto che alcune squadre si ritrovano a svolgere diverse gare in tempi ravvicinati. Ringrazio nuovamente tutti e ringrazio di questo piccolo spazio. Grazie. Grazie. Allora, la riforma del vincolo sportivo sono quelle riforme che determinano nelle fasi di passaggio problemi. Perché da un lato vi è un'esigenza di, chiamiamola così, di libertà, e dall'altra
è evidente che creano un problema, specialmente per quanto riguarda le società, credo che tutti lo sappiano, se non lo sanno, lo dico, riguarda le società dilettantistiche dal punto di vista del vincolo. È una delle riforme che è prevista in uno dei 5 decreti delegati che il ministro Spadafora ha presentato nei giorni scorsi e che sta determinando un dibattito molto vivace, perché da un lato appunto c'è questo elemento, dall'altro c'è la preoccupazione delle società dilettantistiche, eliminare il vincolo sportivo, la parte dei giornalisti, ci possa essere un contraccolpo molto forte nei confronti delle società che si verrebbero, non avrebbero la possibilità di poter sopperire all'apertura dal punto di vista di questa, o meglio, della rottura del vincolo sportivo. È stato fatto un intervento da parte del governo per 2 anni dal punto di vista fiscale per venire a sostegno delle società dilettantistiche, è aperta una discussione che vedrà i passaggi, saranno del decreto una verifica all'interno della conferenza Stato-Regione, poi nelle commissioni parlamentari. Io mi auguro che nel percorso, nell'iter parlamentare, possa trovarsi una soluzione che, diciamo, mantenga il principio della riforma del vincolo sportivo, allo stesso tempo vengano trovate delle soluzioni perché le società dilettantistiche non ne abbiano a soffrire eccessivamente. Per quanto riguarda la questione relativa alla questione del far giocare giovani, allora, noi siamo la Lega che attraverso un incentivo finanziario cerca di mettere in campo più giovani possibili. Il livello del calcio in Lega Pro, dal momento in cui abbiamo accentuato questo criterio, non si è abbassato dal punto di vista della qualità. È evidente che giocano e giocheranno i ragazzi che hanno meriti in questa direzione, per quanto riguarda anche perché se no determinerebbero dei problemi nel risultato sportivo. Io credo che la discussione che si è fatta fino ad ora, giovani sì, giovani no, vada risolto in un altro, anche con un cambio di approccio culturale. Mi si deve spiegare perché le squadre e i club europei, guardiamo quelli di altissimo livello, lasciamo per un attimo da parte i nostri, fanno giocare ragazzi giovanissimi con responsabilità anche rilevanti nell'assetto di una squadra, e in Italia invece c'è una riluttanza. È una riluttanza che avviene anche nel mondo produttivo e nel mondo del lavoro. Adesso i giovani, per fortuna, si sono fatti strada utilizzando con molta energia tutte le tecnologie nuove, hanno fatto vedere di quale valore e di quanta competenza ci fosse nella giovane età. Ecco, noi dobbiamo spingere perché ci sia un processo di utilizzazione dei giovani nel calcio italiano, anche perché se non si riapre questo percorso si rischia di non avere patrimonializzazione del club, in particolare i nostri. E quindi il far giocare giovani consente non solo di elevare la qualità e la prospettiva del calcio italiano, ma anche di dare una maggiore stabilità economica, finanziaria ai club. Noi dobbiamo lavorare fortemente da questo punto di vista. Il protocollo sanitario. Diciamo che a questo momento, mentre sto parlando, gli ultimi dati, come avete visto, che abbiamo pubblicato 2 giorni fa, ci dicono che il livello della pandemia e del numero di ragazzi colpiti da Covid-19 è praticamente quasi vicino allo zero. Ripeto, non bisogna illudersi e non bisogna abbassare la guardia.
nel corso di quelle tre giornate vi sono state una serie di partite che sono state rinviate. Lei poneva il problema dei recuperi. Purtroppo alcuni recuperi sono stati, sono inevitabili metterli in campo dal punto di vista delle, e quindi alcune società che hanno avuto problemi debbono recuperare più partite. Se vogliamo mantenere una regolarità del campionato e una possibilità che il campionato termini, questa necessità è inderogabile dal punto di vista del dover giocare per recuperare. La stessa cosa un po' è per lo stesso Palermo, che deve, costretto a fare un po' di partite in più, i recuperi, per essendo stato un periodo bloccato. Questo è l'andamento del campionato, augurandoci e ci auguriamo che a gennaio, quando ci sarà l'incrocio con l'influenza, non ci sia un ulteriore problema, però dobbiamo andare avanti se vogliamo. Tenete conto che il campionato già aveva di per sé 9 recuperi infrasettimanali. Il campionato è in 10 mesi, quindi è ridotto nei tempi. Non abbiamo altre soluzioni, purtroppo. Ho risposto a tutto, credo. Pronto? Sì, sì, presidente. Allora, ha risposto a tutto, grazie. Adesso abbiamo un altro intervento, quello di Maria Valentina Morgana, che ha una domanda per lei. Prego, Valentina, puoi parlare. Hai il microfono staccato, però. Maria? Valentina? Abbiamo difficoltà forse con il collegamento? Buongiorno. Ecco, ok, eccoti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, presidente. Buongiorno, professoressa. Buongiorno a tutti i partecipanti. Si è assistito negli ultimi 8 mesi a un atteggiamento esasperato nei confronti dello sport dilettantistico. Quasi che il nostro esecutivo non ricordi che lo sport è salute, è progresso, è civiltà. Sembra quasi che abbia dimenticato il valore sociale dello sport e con esso di tutti i testi normativi, comunitari e nazionali che lo affermano con forza. È sicuramente di primaria importanza garantire e tutelare la salute dei cittadini e di tutti coloro che praticano il gioco del calcio, ma è, a mio parere, altrettanto importante mettere queste esigenze in equilibrio con quella di tornare a giocare, intanto per garantire tramite la pratica sportiva lo stesso diritto alla salute per cui oggi non si può giocare, e poi perché sembra di capire, come ha ben detto anche lei, che l'incidenza dello sport e nello specifico del calcio sia assolutamente minimale rispetto al diffondersi della pandemia. Cosa sarà domani del mondo dilettantistico e di tutte le società abbandonate che nel frattempo, senza giocare, senza essere sostenute economicamente, la maggior parte delle quali, come lei ha evidenziato nel corso dell'intervento, hanno perso interventi di sponsorizzazione e incassi, e la maggior parte delle quali corrono il rischio di perdersi per strada e di scomparire? Perché si assiste a un calcio professionistico che continua ad andare avanti nonostante la malattia e nonostante i contagi, a fronte di un calcio dilettantistico totalmente fermo? Purtroppo le misure non possono essere le stesse. Non si può chiedere al mondo dei dilettanti di intervenire con gli sforzi economici sostenuti dai professionisti. Un ultimo accenno sul calcio femminile. Alla luce dell'ultimo protocollo stilato per le società di calcio femminile, non le sembra esagerato che tali società, e in particolar modo quelle di Serie C appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, debbano sopportare l'onere di misure eccessivamente dispendiose come quella di sottoporre tutte le calciatrici a tampone antigenico prima dell'inizio di ogni gara? Non crede che in favore del calcio dilettantistico sia necessario uno sforzo maggiore rispetto a quello effettuato per assicurarne la sopravvivenza? Grazie. Ok, allora, tante domande per il presidente. La parola al presidente Ghirelli. Sì, si può... La ringrazio. Allora, andiamo da un fatto. Che qualunque sia la serie in cui si gioca, se si scende in campo, il protocollo sanitario bisogna rispettarlo. Per noi è stato un costo terribile,
noi siamo nella faglia tra dilettantismo e professionismo. Noi abbiamo cercato di sopperire questo, a questo stato di cose, da un lato facendo delle convenzioni. Siamo stati i primi che hanno fatto una convenzione con Federlab per quanto riguarda i tamponi. Abbiamo messo a disposizione delle società, la media allora del costo dei tamponi era tra 75 e 110 euro. Noi abbiamo, e il tampone molecolare, l'esame serologico era intorno ai 30 euro, 25 euro. Abbiamo fatto un accordo con Federlab, che poi hanno preso, poi nei mesi successivi ha preso la pallavolo, la pallacanestro, alcuni sindacati, tra le altre, alcune organizzazioni sindacali, la Federcalcio. Abbiamo fatto un accordo con Federlab per 30 euro il tampone molecolare e 15 il serologico. Logicamente farli con quella intensità con cui ho raccontato, e avete visto anche i numeri che vi abbiamo portato, poi i dati ve li faremo avere in modo tale che potete anche esaminarli più direttamente, è un costo notevole. Ci siamo dovuti, dico noi, poi per i dilettanti è ancora peggio, abbiamo dovuto intrattenere un rapporto con i medici che con noi non hanno un rapporto continuativo, e quindi ponendogli problemi organizzativi, familiari, di lavoro notevole della giornata. Su questo, per esempio, noi abbiamo chiesto uno degli interventi che chiediamo al governo, di poter avere un qualche ristoro. Le società dilettantistiche hanno in più il problema che è evidente, che nel momento in cui scatta a causa di un Covid-19 una situazione di messa in sicurezza per 10 giorni, la maggior parte dei calciatori delle serie dilettantistiche lavorano e quindi hanno anche un riflesso negativo sul proprio lavoro. Quindi vi è necessità da parte delle autorità di governo di sapere che le società dilettantistiche soffrono. Non possiamo chiedere un abbassamento del protocollo sanitario, per un motivo semplice, che il rischio c'è e quindi dobbiamo, se si vuol giocare, il protocollo deve essere rispettato. Logicamente i dilettanti hanno una diversità dal punto di vista delle partite e dei controlli rispetto al settore professionistico, però il protocollo sanitario che hanno approvato, quello deve essere rispettato. Però è giusto, perché lì la pandemia al termine potrebbe consegnarci un deserto nei dilettanti e perderemmo una delle esperienze migliori sul territorio che fa giocare non solo e fa scendere in campo ragazzi anche a 30 anni, ma tanti settori giovanili, tutto il settore giovanile scolastico, che è un problema rilevantissimo. Per quanto riguarda il calcio femminile, è stato approvato un protocollo per poterle far giocare le calciatrici. Io credo che il problema è come dargli una mano nelle spese del dover rispettare il protocollo, non nel diminuirlo il protocollo. Guardate, la situazione è vero che siamo in un gruppo di ragazzi e di ragazze giovani con minore possibilità forse di attacco, ma quello che abbiamo constatato da questa ricerca, che provvederò a mandargliela si vede che il pericolo c'è. Anzi, dobbiamo sapere che pur applicando il protocollo un rischio c'è, non c'è rischio zero, quindi a maggior ragione il protocollo va rispettato. Dopodiché il
bisogna vedere come riusciamo a trovare le soluzioni economiche e finanziarie che vengano a ristoro delle società che giocano il calcio femminile, che giocano nel calcio femminile o nelle società dilettantistiche. Però guardate, la salute è al primo posto. Grazie Presidente. Allora, da Reggio Calabria ci fa una sorpresa, ci viene a trovare la professoressa Busacca, ma la lascio presentare alla professoressa Santoro. C'è video collegata la collega e cara amica Angela Busacca, che insegna diritto sportivo all'Università di Reggio Calabria. Lei è di origini messinese e lei è il motivo per cui la scuola palermitana di diritto sportivo è stata poi ufficiosamente ridenominata la scuola siciliana di diritto sportivo, perché da ormai un po' di anni abbiamo questo link in comune e quindi sono contenta di ritrovarla. Le lascio subito la parola per chi ha delle domande da porgere al Presidente Ghirelli. Sì, grazie. Io volevo, per prima cosa, volevo ringraziare il Presidente Ghirelli per la bellissima relazione e la professoressa Santoro e il professore Liotta per averci dato la possibilità appunto di seguire questo incontro, grazie anche agli operatori di MediaPro. Io volevo rivolgerle una domanda riguardo una situazione di solidarietà tra le diverse leghe. Mi spiego meglio: proprio perché c'è questa situazione particolare della Lega Pro, non ci sono dei margini di rinegoziazione perché quella quota di mutualità che proviene dalla vendita dei diritti televisivi, siamo alla vigilia dei nuovi bandi, possa essere in qualche modo rimodulata, dal momento che in ogni caso la Lega Pro è proprio anche la cucina di molti di diversi atleti che poi andranno nelle serie maggiori e che poi saranno anche, diciamo, frontman delle serie maggiori. Mi permetto anche di riportare, se posso, due domande che vengono da altri colleghi che sono collegati appunto. In particolare si chiede, posto che non si è giunti mai a una più equa distribuzione delle risorse, è il caso di accelerare una riforma complessiva del sistema anche con un restringimento dell'area professionistica? Pone questa domanda l'avvocato Parlagreco di AIS Sicilia. E poi io mi permetto a questo punto di collegarmi, ed è l'ultima, non le rubo più tempo, e come a questo punto la nuova figura del lavoratore sportivo che viene prevista nella riforma, però viene prevista per tratti generali, non debba passare attraverso una più analitica specificazione, anche una differenziazione tra le diverse aree e i diversi interessi economici che permeano le serie la B e la Lega Pro. Grazie. Allora, provo a rispondere. Allora, io sono totalmente d'accordo con lei relativamente alla rinegoziazione della Melandri. Cioè, bisogna ragionare al sistema del calcio italiano. Io su quel punto ho sorvolato perché mi rendevo conto che nella prima parte avevo preso troppo tempo. Allora, noi dobbiamo, io ho usato da due o tre giorni, sto usando un'immagine un po', rievoco una vicenda che è lontana dal calcio, ma per dare l'idea di che cosa avremmo bisogno. Ho rievocato Viterbo, un concistoro dove non si riusciva a eleggere il Papa, e si racconta di quella storia un po', diciamo, favola, un po' realtà, che a un certo punto la chiave fu tolta in modo tale che i cardinali si decidessero a eleggere il Papa e non fu restituita la chiave della porta fin quando i cardinali non hanno eletto il Papa. Io credo che sia giunto il tempo di fare la stessa identica cosa per la riforma dei campionati. E qui collego anche, per cui anche la seconda domanda della riduzione dell'area professionistica. Che cosa c'è bisogno? C'è bisogno che il calcio italiano ragioni a sistema. Ho ricordato che una sola riforma è stata fatta nel corso dal dopoguerra, è quella che
nell'11-12 fu attuata e fu approvata dalla Lega Pro, che in maniera un po' illuministica, c'ero anch'io, in un altro ruolo, passammo da 90 a 60, quindi abbiamo ridotto l'area professionistica, abbiamo tagliato di un terzo da soli i nostri club. Abbiamo trasformato C1, allora era C1 e C2, la serie C l'abbiamo trasformata solo in C. Facemmo quella riforma pagandola tutta da soli, perché gli altri non volevano farla e quindi era l'unica condizione per farla, senza intaccare né le promozioni verso la B e retrocessioni dalla B a noi, né le retrocessioni e le promozioni dalla serie D. Non abbiamo risolto molto e abbiamo tagliato un terzo dei nostri club. Perché non abbiamo risolto molto? Perché il problema è un problema di sistema del calcio italiano, quindi bisogna ragionare mettendoci in una stanza e chiudendoci e risolvendolo. Primo, qual è la mission di ogni campionato? Secondo, qual è la sostenibilità economica? Se regge quella idea che si è fatta al primo punto, e terzo, quali sono le regole. Sulla base di questo allora si può poi ragionare sul tagliare il numero dei club. Io ho visto, per la mia esperienza, io sono arrivato al calcio, ho fatto altre cose nella mia vita, sono approdato al calcio nel 1993. E non c'è una volontà di ragionare a sistema. Lei giustamente ha posto la questione relativa alla Melandri. La Melandri è la legge che regola i rapporti tra le leghe sulla base dei diritti televisivi, dei contratti dei diritti televisivi della Serie A. Perché? Perché quella espansione della Serie A ha ridotto gli spazi per le leghe sottostanti, perché è evidente che se si trasmettono le partite a tutte le ore della domenica e del sabato, la possibilità di poter andare allo stadio per vedere la propria squadra dei dilettanti o della terza serie professionistica si riduce, perché l'attrattività di una squadra di Serie A, in più il fatto che rimani a casa e quindi non ti crei un problema che normalmente può avvenire all'interno della famiglia, di uscire la domenica, la domenica sera, eccetera, ha ridotto la capacità. E in questo viene considerata, diciamo, le percentuali che vengono ripartite. Io credo che dovremmo mettere in discussione se la nostra funzione di formazione dei giovani calciatori sia utile al calcio italiano. Se è utile al calcio italiano, se non è utile, allora è un altro problema. Se è utile, per farla bene ci vogliono, uso un termine un po' desueto, i maestri, cioè allenatori adatti che siano capaci di allenare e di formare i giovani. Non servono quelli della prima squadra, c'è bisogno di altra formazione, c'è bisogno di preparatori, c'è bisogno di strutture di campi sportivi, di palestre, di centri sportivi da fare, da dotare, devono essere dotate le società di queste. Se non c'è bisogno di questo, allora possiamo rimanere come siamo. Quindi c'è una miopia, secondo me, lo dico senza polemiche eccessive, da parte dell'A di pensare che tutto si possa risolvere all'interno del loro recinto. Non è così. Noi abbiamo detto ieri al presidente Gravina, noi siamo per discutere una riforma spogliandoci dei nostri interessi particolari. Solo così si può fare una riforma. E quindi si può ragionare anche una riduzione dal punto di vista dell'area professionistica dopo aver messo questi paletti, se no altrimenti quello dei numeri non risolve nulla. Noi siamo passati con l'autoriforma da 90 club a 60 e abbiamo gran parte degli stessi problemi.
L'ultima cosa, ha ragione, sul lavoratore sportivo bisognerà nel corso dell'approvazione, nell'iter di approvazione che durerà qualche mese, intervenire per vederne le diverse sfaccettature e anche le particolarità relative alle diverse serie. Grazie Presidente Ghirelli. Allora, noi adesso abbiamo una sessione molto interessante, cioè con i giornalisti, che vi vado subito a presentare: Leandro Ficarra della redazione di Mediagol, Attilio Scuderi, il catanista.eu ovviamente da Catania, e poi Lara Spanò da Trapani per il Giornale di Sicilia. Darei subito parola ad Attilio Scuderi da Catania, perché ha esigenze di diretta, tra un po' ha un'altra diretta, quindi passo subito la parola ad Attilio per le domande che porgerà al Presidente Ghirelli. Però io non ti sento. Sì, no, non ti sento. Vediamo se riusciamo. No, ancora no. Prova a staccare le cuffie e magari andiamo con. No, continuo a non sentire. Allora, vediamo. Niente. Ci sono problemi di audio con Attilio. Proviamo se riesce a ripristinare il collegamento. Allora, nel frattempo che proviamo a recuperare Attilio Scuderi, eccolo qua, l'abbiamo di nuovo. Eccoci qua. Mi sentite? Attilio, vai. Eccoti. Eccoci, scusatemi i problemi della tecnologia. Intanto grazie dell'invito, saluto il presidente Ghirelli, che ci siamo sentiti spesso a Catanista, e lui è un presidente che già è molto disponibile, parla e soprattutto cerca di chiarire tantissimi aspetti, e già questo è qualcosa di molto ma molto importante. Io vado alla domanda per non tediare un po' tutti quanti, e mi riallaccio anche a quello che aveva detto la professoressa Busacca, secondo me intervento molto molto pregnante. Io credo che, Presidente, che la Lega di Serie C, ma anche quella di Serie D, dovrebbero un po' sbattere i pugni, dovrebbero un po' alzare la voce nei confronti di quelle che è il grande monopolio della Serie A. Anche perché, le dico, Presidente, il presidente attuale della FIGC, se non c'ha i voti della Serie D e della Serie C, mi sa tanto che non è che sale. Quindi da questo punto di vista faccio un discorso un po' più pragmatico. Bisogna far pesare quello che è il voto. Quello che è il voto, quello che consegnano proprio la Lega di Serie C e di Serie D, ma proprio per avere un portafoglio diverso, una sostenibilità diversa per le società, e avere anche quello che è un prodotto legato ai diritti TV che serve alla Serie C, serve alla Serie D, anche perché è facilissimo mettere in vetrina i grandi campioni della Serie A, ma quello che servirebbe per il futuro è proprio mettere in vetrina il grande talento, e lei ha parlato soprattutto del grande talento, soprattutto dei nostri giovani. Altra domanda, chiudo, lo spalmare delle risorse, perché la Germania ha vinto un mondiale distribuendo meglio le risorse per i club, cioè non pensare per forza al grande investimento solo sui giocatori col grande nome, col grande investimento dal punto di vista dei giocatori, ma bisogna pensare alle strutture, bisogna pensare a un centro sportivo, bisogna pensare a quelli che sono gli educatori per formare la nuova Nouvelle Vague del talento, perché oggi i Baggio non ci sono più, i Del Piero non ci sono, facciamo fatica, non si trovano. Il talento invece va educato proprio da quel momento con le strutture giuste. Presidente, una bellissima domanda. Sì, parto dalla seconda e lascio, poi arrivo alla prima. Nel 1992 la Germania era in coda alla qualità calcistica europea, e le nostre società speravano di incontrare quelle che andavano in Champions League, allora si chiamava Coppa dei Campioni o la Coppa UEFA, speravano di incontrare le squadre tedesche. Nel 92 hanno fatto una grande riforma, hanno progettato, hanno programmato,
hanno cambiato l'assetti societari, a differenza delle nostre, sono dei trust di livello cooperativo eletti da, dai soci che formano il club. In questo modo hanno eliminato una parte della violenza perché hanno costruito una rete di comunicazione molto forte. Hanno messo in campo un progetto di riforma che ha portato agli stadi migliori al mondo. Poi nel 2006 hanno fatto un ulteriore passaggio di innovazione. E hanno ragionato a sistema. Quel modello oggi è il modello più alto dal punto di vista della competitività. Questa è l'esperienza tedesca. E questa esperienza tedesca è un'esperienza che a volte bisogna prenderla. Bisogna farne il modello che aveva funzionato. Io ho fatto il dirigente di società, quindi me lo ricordo perfettamente che cosa avveniva, diciamo, intorno agli anni 1993, mentre la Germania andava e ce la perdevamo. Per esempio, io ero a Perugia, prendemmo un tal Gattuso in Calabria. Era un ragazzino stupendo. Era, quando arrivò era un'ape matta nel campo perché correva da tutte le parti. Poi l'allenatore lo ha, diciamo, governato dal punto di vista, tant'è vero che a Montenovo, che era l'allenatore, Gattuso, quando fece la prima partita in Under 21, gli regalò la sua maglia. Dove andavamo a prendere i giocatori? Uso un termine che così, in maniera cruda, in modo tale che ci rendiamo conto, a prenderli proprio. In Calabria, perché molti ragazzi giocavano la fame. In Puglia, perché pianura, sole, 24 ore giocavano a pallone. Veneto, razza Piave. Questa cosa è finita. Dal punto di vista, sono cambiati, è cambiata la, dobbiamo pensare a costruire talenti, a fare un'operazione che significa investire, che significa puntare a mettere in campo un progetto che riguarda, io insisto sul termine maestri, che li vedo meglio con i ragazzi giovani il termine, che formino, che siano dei maestri capaci di avere le qualità per formare i giovani. Perché noi per un certo periodo abbiamo visto, poi per fortuna abbiamo cambiato, gli insegnavano tattica da quando erano bambini, ma mandassero da un'altra parte, ma li facciano giocare. Poi arriva un altro momento da quel punto di vista. C'è bisogno di altro, di costruzione. Io vi racconto un episodio in modo tale che sia chiaro. Quando io ero direttore generale del Perugia, prendemmo Kalac, che era il portiere della nazionale jugoslava, non è che prendemmo. Il nostro preparatore dei portieri era Persico, il più bravo in assoluto della storia dei portieri italiani, scuola della San Benedettese. San Benedettese. Dove sono nati i più grandi portieri della storia italiana. Noi lo prendiamo, un giorno viene da me, io ero direttore generale, mi dice, io non lo faccio giocare. Ho detto, scusi, chi? Davamo delle... Io pensavo al secondo, che era Soviero. E dice, no, dice, non faccio giocare. Perché non c'hai i fondamentali? Scusi, che non c'ha? E dice, fondamentali? Scusi, ma quello è il portiere della nazionale jugoslava, non è che abbiamo preso il portiere della frazione di Perugia, abbiamo preso il portiere della nazionale. E dice, io non lo faccio giocare. L'ha rimesso nella sabbia, l'ha rimesso dentro alla famosa sabbia, si è prestato Kalac a farlo, perché poi c'è stato, così si formano, questa è la formazione. Per fare questo occorrono investimenti, per fare questo non bisogna pensare a un lavoro di breve periodo, bisogna pensare a una programmazione in questa direzione. Secondo aspetto.
sarebbe utile prima di tutto che le leghe si cominciassero, trovassero il modo di parlarsi. Io per esempio mi trovo, adesso ve lo confesso, mi trovo un po' male, perché io sono abituato, io non ho l'idea del mio recinto, non ce l'ho avuto mai nella mia vita, e quindi, e tra le altre cose, con il recinto non è che si faccia moltissimo, cioè fai se c'hai paura di quello che ti sta accanto, che pensi che sia più bravo, e vabbè, andrai a fare un'altra cosa se quello è più bravo di te, che perdi, non perdi nulla. Quindi c'è prima un problema di questo genere. In alcuni momenti abbiamo avuto una discussione in cui, penso per esempio, lo dico con molta serenità, nel periodo lockdown, da qualche parte si è cominciato a dire facciamo B1, B2, riduciamo la Lega, cioè, pensando esattamente un'operazione opposta di quella che lei mi stava dicendo. Io, se ragionassi con il mio recinto, guardate che sono stato tentato alcune volte di dire sì alla Lega B1 B2, sapete perché? però poi non sono in grado di farlo, perché gli avrei scaricato i problemi che ho io attualmente, gli avrei scaricati per intero, e con 40 club di Lega Pro che lavorassero sui talenti, molto probabilmente gli altri 20 dopo 2 anni tornano di corsa. Ma non si può ragionare così, quindi si tratta di mettersi, guardate, è arrivato il momento, perché in gioco ci sono le sorti del calcio italiano. Infatti. Noi siamo a un punto critico, guardate che se il calcio italiano, da un lato siamo sul piano della competitività, dall'altro nel rapporto con i giovani, io sono non lontano dal Colosseo. Nel Colosseo c'è stato il più grande spettacolo della storia dell'umanità. È durato, adesso al di là della tipologia dello spettacolo, 450 anni, con 80.000 spettatori, tra 60 e 80.000 spettatori c'erano. Adesso ci vanno i turisti. Nel nostro calcio, che pensiamo di essere, come possiamo dire, infallibili, immortali, a 120 anni. Ma chi l'ha detto che il calcio deve rimanere? Se mio padre mi avesse dato un telecomando invece di portarmi a mangiare il gelato con lui al campo sportivo per vedere la partita, e io mangiavo gelati e noccioline e mi sono innamorato del calcio, e mi avesse dato un telecomando, la cosa cambia. Allora, lì ci sono i turisti, nei nostri stadi non ci andrà nessuno, perché non c'è nessuno, ma poi è respingente. Allora o ci mettiamo in testa che siamo a un passaggio critico, non solo di crisi, ma anche di formulazione, dobbiamo forse cambiare. Io penso che dobbiamo cambiare anche la formula del campionato, pensate che cosa cioè bisogna rendere, ma perché una stessa partita che si svolge nei playoff e ottiene il pieno del pubblico e la stessa partita durante il campionato, ci stanno 4 gatti, non adesso che c'è il problema, ma nemmeno un topo, ma dico, vuol dire che c'è un problema di, assolutamente, sulla formula. Dobbiamo renderla più attraente, dobbiamo uscire dagli schemi, di innovare. Ma allora, quando ragioniamo sulle cose, quando che c'hai dietro, ma guarda davanti che disastro abbiamo. Questo è il punto sul quale lavorare, questo è l'approccio che ritengo che occorrerebbe lavorare, e se lavorassimo in questo modo molto probabilmente ma tanto il calcio ce la farà, perché poi è un bel gioco. Grazie presidente, salutiamo anche grazie a voi grazie presidente, grazie William, grazie a tutti i colleghi, un abbraccio, scusatemi. Prego, grazie a Tio Scudero. Allora, continuiamo la nostra sessione con i giornalisti, con Leandro Ficarra Medieval da Palermo. Vai Ficarra.
Buongiorno Presidente, innanzitutto mi complimento perché insomma dal punto di vista della visione sembra avere certamente orizzonti più ampi, profondi e lungimiranti rispetto a tanti suoi colleghi. Ecco, a questo proposito, quando lei sottolinea il fatto che l'universo calcio non ragiona da sistema organico e cooperante, ma spesso si fraziona in mille microcosmi che non guardano oltre il proprio giardino, oltre il proprio recinto. Ecco, cosa concretamente si può fare per sradicare, per stravolgere questa forma mentis sull'esempio virtuoso della Premier League? Questa è la prima domanda. Poi volevo anche chiederle che logica ha, a suo avviso, o dal punto di vista anche dei criteri fondanti, la proposta di una B1 e di una B2 che andrebbe drasticamente ad eliminare la Lega Pro. E poi volevo anche chiederle il perché. Io sono un giornalista e spesso mi interfaccio con degli operatori di mercato, quindi dirigenti di club di massima serie o anche agenti FIFA, il perché ad oggi rispetto al passato c'è una certa riluttanza nel mandare i gioielli dei settori giovanili, dei grandi club a formarsi, a crescere in un campionato qualificante e dall'accezione più pura come la Lega Pro, e si considera la Serie B quasi come una categoria limite per una questione forse di appeal e di visibilità, probabilmente a torto. Volevo capire se anche lei ha questo tipo di percezione. Allora, parto anche qui dall'ultima. Il campionato di Serie C, che sia un campionato di formazione importante, basterebbe guardare la seconda squadra della Juventus. È arrivata da Pirlo tre giorni fa un riconoscimento notevole. Pirlo, tra le altre cose, era l'allenatore della seconda squadra della Juventus, era stato presentato in questo modo. Ci sono una serie di giocatori che hanno giocato nella Juventus e che sono nella massima serie. Frabotta è uno, gioca in prima squadra. Altri sono in corso, altri sono andati nella panchina in Champions League. Quindi è una squadra, è un campionato di formazione molto forte per quanto riguarda i giovani. Devo dire che in quest'ultimo anno vi è stata un'inversione di tendenza, cioè nel senso che molti ragazzi sono stati indirizzati. Guardate, c'è una linea però della Serie C che è molto chiara. La linea della Serie C è molto chiara in questo senso. Noi dobbiamo lavorare a formare i nostri giovani calciatori e non a lavorare per terzi. Questo è un problema che dobbiamo avere, perché le riforme si fanno anche autoriformandosi prima di tutto, anzi questa è la garanzia perché si facciano le riforme. Noi sino ad ora, per un lungo periodo di anni, guardate, non faccio un... Io non sono abituato a dire chi c'era prima ha fatto male, tanto lo diranno anche di me quando me ne andrò, io che mi salvaguardo da questo punto di vista. Quindi non c'è questo, anzi... Però è evidente che noi nel corso di molti anni abbiamo raccontato di essere la fucina dei calciatori giovani. Non è vero. Non è vero. Abbiamo raccontato una storia che non era vera. Facevamo un lavoro per terzi e non avevamo alcun vantaggio. Adesso la linea è quella di formare giovani all'interno della Serie C in modo tale che si riapra un percorso virtuoso che è la patrimonializzazione dei club di Serie C. Si riapra il mercato in senso positivo dei calciatori giovani che si formano, si sono formati in Serie C e vanno sopra. Questo è il lavoro. Quindi abbiamo, anche sulla base della linea che ha adottato la FIFA, ridotto il numero dei prestiti.
solo quest'anno si è aumentato di 2 unità, perché a causa della pandemia la stessa cosa ha fatto FIFA, ma noi abbiamo ridotto il numero dei prestiti, perché i prestiti non facevano lavorare sui settori giovanili, spostavano l'attenzione. Questo frutto lo vedremo se l'abbiamo azzeccata, perché poi se non l'abbiamo azzeccata, l'abbiamo sbagliata, è un problema serio, con un po' di tempo, perché non è che i giovani li formi in 3 mesi. Siamo partiti l'anno scorso con questo progetto e pensiamo di accelerare con il piano strategico, riprendendo le esperienze della pallacanestro americana e dell'MLS americana, in modo tale da portare il massimo livello dal punto di vista della preparazione e della capacità di risposta. Per quanto riguarda B1 e B2, ripeto quello che ho detto prima, io quasi sono tentato, a un certo punto di dire di sì a B1 B2, così avrei risolto i miei problemi, perché vedete, la Serie C è un problema particolarmente complesso, anche nella, lo dobbiamo sapere, anche di contraddizioni, anche nelle questioni che vi ho raccontato poco fa, che vi ho detto poco fa, della formazione dei giovani calciatori. È evidente che noi abbiamo modificato il regolamento perché avevamo visto che non c'era un numero consistente di giovani che potessero crescere, e l'abbiamo modificato sapendo che nelle nostre 60 squadre c'è una diversità notevole. C'è il grande club, dal Palermo al Bari, a Catania, a tante altre, l'Avellino, la Triestina, e poi c'è un nucleo di squadre, quelle che permanentemente rimangono in Serie C, e poi c'è un po' di favole. Mettere insieme, tenere insieme questo agglomerato che poi esprime il paese, che è la storia di questa penisola così ampia e così contraddittoria, però il bello è anche il difficile. Io non lo so se si risolve il tema con la B1 e la B2. Spesso vedo che questa richiesta di andare in B1 e B2 è di chi magari non ce la fa a superare l'ostacolo della C, che è un ostacolo pesante superarlo. Io onestamente mi siederò al tavolo, ve lo dico in maniera molto semplice, tra l'altra cosa l'abbiamo detto ieri in consiglio direttivo, io mi siederò al tavolo libero nel discutere la riforma. Ho una mia idea, ma libero, perché dobbiamo farlo in modo tale da poterci misurare veramente in tempi brevi in un progetto di riforma in questa direzione. Onestamente io non la vedo la B1 e la B2, però se la fanno mi risolvono qualche problema. Questa è purtroppo la situazione in cui mi trovo, che non è semplicissima. Per opportunità potrei dire andiamo, e così a quel punto un gruppo omogeneo nel quale la riforma a cui penso potrebbe andare molto più veloce. Quindi potrei anche essere tentato di dire di sì, ecco. Però non lo so. Per quanto riguarda Premier League, siamo in un'altra realtà. Io sono stato in un'esperienza della mia vita calcistica, sono stato il consigliere delegato dell'allora Lega Nazionale Professionisti, quando era insieme a IB, e quindi ne parlo avendone fatto parte anche. La Serie A deve uscire, lo dico in punta di piedi, proprio per dare una mano a risolvere i problemi. La Serie A deve uscire dall'idea, adesso un po' d'Alpino ci sta riuscendo, che ognuno è il presidente della Lega dei 20 presidenti. Non si va da nessuna parte. E nello stesso tempo un'azione tipo quella della Premier League, che decide di dare una parte delle risorse alla Premiership e alla terza divisione inglese, determina un fatto positivo. Che cosa determina? Non solo il riconoscimento
che quelle leghe stanno soffrendo, ma determina il fatto che la Premier League veramente acquisisce un luogo di leadership nella guida di un processo di riforma del calcio. Questa è la sfida che la Serie A deve porsi. Allora, Presidente, grazie. Anche qui è stato molto chiaro. Adesso ci spostiamo a Trapani, vediamo se poi possiamo fare un altro giro con Palermo. Abbiamo la collega Laura Spanò, che ovviamente... Mi senti, Laura? Sì, ti sento. Sì, sì. Okay. In questi mesi chiaramente ha vissuto una situazione molto particolare, ha testimoniato una situazione particolare, che è quello che ha portato a un addio anticipato al campionato del Trapani, molto traumatico per la città, l'indotto, tifoseria, e ovviamente anche per la federazione, per la Lega Pro. Laura, allora lascio la parola a te, perché sicuramente avrai qualche domanda da porre al presidente Ghirelli. Sì, buongiorno intanto Presidente, grazie per la sua disponibilità, la mia, e ringrazio anche i colleghi che sono collegati e William che mi ha coinvolto. Ecco, io le dico subito, io mi sono occupata, utilizzo il passato, mi sono occupata del Trapani Calcio più che delle vicende calcistiche, di vicende extracalcistiche purtroppo negli ultimi 2 anni, e quindi ho seguito il Trapani Calcio con mio grande rammarico nelle aule giudiziarie di tutta Italia. Il mio non vuole essere assolutamente un j'accuse nei suoi confronti, però ecco, mi permetta di dire che oggi io e molti colleghi del Trapanese non scriviamo più del Trapani, del nostro Trapani, perché lo consideriamo tale ormai, nei tifosi leggono del Trapani, delle vicende che insomma di calcio, seguono più il calcio. Ecco, in questi mesi poi il caso Trapani è stato preso come esempio negativo di come non dovrebbe essere il calcio, e le dico francamente, questo fatto ancora mi addolora. Dopo i casi analoghi, soprattutto perché dopo i casi analoghi di Parma e Palermo, voi inteso come vertici del controllori del calcio, avevate promesso che tutto questo non sarebbe più accaduto, invece l'avete permesso proprio a Trapani. Ecco, anzi, avete ancora di più, mi scusi la franchezza, avete permesso a gente che non doveva nemmeno stare negli stadi, in una tribuna, di distruggere una realtà che a Trapani quest'anno ha compiuto 115 anni. Ecco, adesso ci sono altri casi come Trapani, perché non ce lo dimentichiamo, sono alla luce, sotto gli occhi di tutti. Ecco, allora le chiedo, ma questa decantata riforma del calcio quando finalmente arriva? Perché un altro caso Trapani, un altro caso Palermo, un altro caso Parma, un altro caso come quelli che ci sono tuttora in corso, non debba più accadere. Ecco, io le chiedo un'altra cosa, e questo se lo chiedono anche i trapanesi, i tifosi trapanesi. Ancora oggi, benché questo Trapani è stato da voi cancellato dal campionato per tutto quello che è accaduto, ecco, assistiamo ancora a continui deferimenti di personaggi di una società che è destinata a scomparire completamente questa volta, diciamo, se un giudice a Trapani il 23 dicembre prossimo disporrà di non accettare un concordato presentato dall'ultimo personaggio che in questo momento ha in mano le sorti del nostro club. Ecco, e poi volevo chiederle, io mi fa piacere che lei ha preso come spunto il libro di Papa Francesco, che ho letto anch'io. Ecco, quando noi parliamo di Trapani, io parlo del mio Trapani, del Trapani, ecco, quando si potrà ritornare a sognare veramente, a tornare a sognare un futuro migliore per il calcio? Quando e come si potrà? Io poi le chiedo, viste tutte le difficoltà che hanno numerose squadre in questo periodo, ecco, se avete previsto per il futuro, perché prevedo che sarà molto difficile per tutti riorganizzarsi, il futuro riorganizzarsi per i campionati di settembre, a partire da settembre. Ecco,
Io la ringrazio. Provo a rispondere con la stessa franchezza con cui lei mi ha parlato. Allora, distinguiamo. Allora, partiamo da un elemento che non. Vicenda Trapani. La vicenda Trapani ha un elemento di dolore che lei ha raccontato, ha espresso e ho letto e ho ascoltato con molta partecipazione, che è il dolore che dei tifosi della città. Io più volte, tra le altre cose, ho avuto un rapporto anche con di dialogo con il sindaco, che si è impegnato moltissimo nella vicenda, l'abbiamo seguita in prima persona. Da un lato c'è questo dolore che logicamente non può essere scinto da tutto il resto, e non lo vorrei scindere e non ci penso a scinderlo per niente. Guardiamo la vicenda Trapani. La vicenda Trapani, sino al momento in cui si scrive il Trapani, ha un diciamo ha un percorso travagliatissimo. Allora, qui si scontrano, ma non è una giustificazione, si scontrano diciamo i regolamenti del calcio e quelle che sono le regole del mercato. Per esempio, uno degli elementi che io seguito a chiedere ma non mi è consentito avere è che le verifiche si facciano prima su chi chiede l'accesso di prendere le quote, perché noi abbiamo stabilito alcuni meccanismi nuovi che hanno funzionato sino a questo momento. Poi dirò anche del Trapani, hanno funzionato anche nel caso del Trapani, purtroppo in negativo per il dolore poi che c'è stato. Noi abbiamo la possibilità di controllare, di mettere in campo un controllo che riguarda dopo l'accesso dal punto di vista civilistico della presa, della distribuzione e del cambio dei passaggi di proprietà. Tant'è vero che si è introdotto una verifica, che è quella che prima di poter dare l'assenso di coloro i quali prendono il 10% delle quote devono dimostrare la non onorabilità e la sostenibilità economica finanziaria. Tant'è vero che hanno cercato poi in alcuni casi di modificare, come al solito raccontato Totò e Fabrizi, di spacchettare ancora di più per evitare i controlli, di andare sotto il 10% nei passaggi societari. Non ci è consentito fare la verifica prima che gli venga concessa la società, perché nel momento in cui è entrata la società non ci viene concessa con, adesso la riduco in maniera, però chi lavora all'interno del settore lo sa, per le leggi del mercato, del libero mercato, non si può fare una verifica, un controllo prima che accedano dal punto di vista, e questo determina una parte dei problemi che ci sono. Secondo elemento, sul Trapani le regole del cambiamento hanno funzionato. Lo dico perché ha funzionato quello che non aveva funzionato a Piacenza, con il Pro Piacenza. Con il Pro Piacenza siamo 2 anni fa, sulla prima pagina del New York Times per quella famosa partita del 21-0 che io sino a un attimo prima speravo di essere riuscito a bloccare, non ci sono riuscito perché i genitori hanno fatto giocare i ragazzini e poi improvvisamente allora c'era la questione che si potesse giocare anche senza il medico sociale e poi un massaggiatore si mise un numero che non si poteva controllare e giocò. Adesso invece le nuove regole prevedono che dopo 2 partite che non si gioca e senza medico sociale, senza allenatore, senza lista, non si gioca, si va fuori dal campionato. Questo è avvenuto per il Trapani.
dal punto di vista delle nuove regole ha determinato il fatto che è cambiato un elemento fondamentale. Io questo lo voglio sottolineare, ma non per portarlo a merito. Qual era la funzione che si aveva prima e che cosa è cambiato? Prima il compito delle leghe era quello di portare a compimento il campionato e quindi di fare in modo tale che tutte le 60 squadre terminassero il campionato ritenendo che se non avessero terminato il campionato non sarebbe stato regolare. Adesso, da 2 anni, dal campionato si va fuori, anche all'interno dello stesso dello svolgimento del campionato. Questo non vuol dire che si è risolti i problemi e non vuol dire che non dobbiamo modificarli di continuo. Vi faccio un esempio. Fideiussioni, tema delicatissimo. Abbiamo messo in piedi una procedura rispetto al passato dove arrivavano e filtravano più fideiussioni false, che invece di mandarcele per PEC ci fosse un luogo fisico, ci fosse un sito, ci fosse un luogo dove si rispondesse. Ebbene, l'hanno costruito falso, cioè adesso dobbiamo ricambiare di nuovo. Abbiamo scoperto quella fideiussione ci è stato segnalato che non c'era. Che cosa poi, verificando con la banca madre che era in un paese straniero, logicamente che avevano rispettato quella banca ai parametri della Banca d'Italia per accedere alle fideiussioni, abbiamo scoperto che non avevano la sede in Italia. Quindi vuol dire che dobbiamo ricambiare di nuovo la procedura. C'è un meccanismo che prosegue tra ladri e guardie e dobbiamo mettere in campo anche altri controlli che possiamo costruire. Mi dispiace fortemente per l'esperienza del TAP. So benissimo che bisogna ulteriormente rafforzare le procedure, che bisogna rafforzare il controllo. Però guardate, non illudiamo nessuno che qui è come per quando parliamo della pandemia, che li facciamo giocare con il protocollo sanitario. Non è a rischio zero. Noi non arriveremo a un modello così perfetto da poter assicurare che non ci sarà un'altra situazione. Cioè non ci sarà un'altra situazione, ma il fatto che si trovino, si mettano in campo delle misure che fanno scoprire le situazioni, che intervengono, è un altro elemento che il sistema reagisce in questa direzione, che ha degli anticorpi che funzionano, perché sicuramente ci saranno persone, organizzazioni che cercheranno di trovare e di lavorare sulle norme più rigorose che metteremo in campo. Io credo, per esempio, che sulla vicenda Trapani le norme che abbiamo messo in piedi, che ci avevano portato alla vicenda Matera, alla vicenda Propiacenza, hanno funzionato. Non funziona ancora, e dobbiamo studiare come fare nei passaggi dei pacchetti societari per intercettarli prima, per evitare che si appropriano di queste cose. Questo è il problema che abbiamo ed è un problema ancora scoperto. Grazie Presidente. Allora abbiamo quasi concluso questa sessione. Prima di liberare il Presidente abbiamo un'ultima domanda da Ticarra Palermo. Prego il Presidente anche di, se riesce a dare una risposta un po' più sintetica in modo che poi passiamo alla fase conclusiva. Sì, volevo chiedere al Presidente, concentrandomi un po' sull'ambito legato al Palermo Calcio, premetto che chiaramente nessuno degli operatori dell'informazione credo abbia competenze medico-scientifiche per esprimere valutazioni sul protocollo
sanitario federale e sull'incubo Covid-19, però prendo ad esempio il match tra Palermo e Catania, visto che il Palermo è stato sicuramente tra i club più colpiti e falcidiati dall'incubo Covid-19. Ecco, è stata una pagina calcisticamente epica perché certamente con soltanto 11 calciatori di movimento il Palermo poi in una condizione di estremo disagio è riuscito a sfoderare una prestazione brillante ed è venuto fuori anche grazie al Catania al secondo tempo davvero un bel derby. Però da uomo di sport, ecco, lei si è posto un po' la questione relativamente a un match che è stato un po' borderline dal punto di vista anche del regolamento del gioco, perché sì, è vero che il Palermo ha fatto davvero una grande cosa, ma il non poter disporre neanche del numero di sostituzioni canonico da regolamento inevitabilmente insomma un po' alterato equilibrio e valori di partenza. Ecco, questa è una prima domanda, se quindi insomma ci si è posto il problema relativamente un po' ai margini, ai paletti del protocollo normativo federale. E poi a proposito della nuova proprietà del Palermo, visto che chiaramente immagino vi siano state delle interazioni abbastanza fitte e intense nell'ultimo periodo, volevo una sua valutazione, perché è un club tra virgolette che funge da matricola in Serie C, ma sta già progettando con una certa trasparenza, lungimiranza, a proposito di patrimonializzazione, e di pochi giorni fa la notizia proprio della presentazione del progetto di un nuovo centro sportivo, di un impianto polifunzionale che andrà a ottimizzare i costi di gestione e a creare anche una serie di canali di introiti che garantiranno la solidità e la solvibilità del club in futuro. Cercherò di essere rapidissimo, però le domande sono tante. Proviamoci. Vada tranquillo. Partiamo però dalla prima. In quel caso il protocollo è stato purtroppo rispettato per intero. Perché? Che cosa prevede il protocollo? Il protocollo che non è il protocollo UEFA, è il protocollo UEFA, poi noi abbiamo fatto come Lega Pro una modifica, e ve la dico. La modifica che noi abbiamo fatto è che c'è la possibilità da parte della società che avesse 4 positivi o 4 più positivi chiedere al presidente di Lega la possibilità di rinviare la partita. Si può utilizzare una volta per campionato. Va bene? In quel caso il Palermo l'aveva già utilizzato. Dopodiché scatta il provvedimento successivo. Che cosa dice? Che è norma UEFA, che poi è stata riportata all'interno dei protocolli anche dell'Italia, così della Francia, della Germania, che si deve giocare sino a 13 giocatori. Logicamente nei 13 giocatori ci deve essere i portieri, perché è evidente che è il giocatore che non può essere sostituito da un altro calciatore. Qual era la situazione del Palermo? La situazione del Palermo è che vi erano purtroppo 2 squalificati, e gli squalificati non fanno parte di quel pacchetto, vengono considerati all'interno di quei 13. Quindi noi abbiamo rispettato, io devo dire che l'ho vista la partita, e ho visto una partita veramente eccezionale dal punto di vista, e devo dire che nel primo tempo, se avessero segnato altri 2 gol, la partita sarebbe andata, mi dispiace per il catanista, ma sarebbe andata in un'altra direzione la partita. Quindi l'ho vista con molta, anche perché come lei può immaginare ero abbastanza preoccupato della situazione. Certo. Era evidente che sei in una situazione al limite e sei costretto ad andare in quella direzione perché le regole sono quelle, non è che la puoi modificare. Io non ho il potere di modificare, io ho il potere di far rispettare le regole, e le regole sono quelle per quanto riguarda, partendo dal fatto che quest'anno è un campionato, lasciamo perdere, non lo definiamo bellissimo dal punto di vista anche sportivo, è però un campionato Covid-19 con tutti gli inconvenienti. Speriamo che adesso si risolva un po' il problema, però questo è.
Secondo domanda. Io sono venuto a Palermo anche quando il Palermo era in Serie D. E quindi ho mantenuto un rapporto con Mirri, con Sagramola, con il sindaco Orlando. E andammo ad una riunione che è rimasta top segreta per discutere di come per lo stadio. E svolgemmo una riunione molto interessante convocata dal questore Cortese, una persona di grande spessore e di grande valore. E ci incontrammo e facemmo una lunga discussione una mattinata dal punto di vista di che cosa, in modo tale era già il Palermo sulla strada della promozione. D'accordo con il presidente Sibilia e la Lega Nazionale Dilettanti, logicamente. Io ritengo che il progetto sia un progetto valido, d'altra parte lo dimostrano, hanno avuto una partenza molto segnata da questo maledetto che sta imperversando, ora mi sembra che l'abbiano superato, quindi bene, bene, spero, mi auguro, che per il ruolo, la storia e la tradizione del Palermo e di una città meravigliosa come Palermo si possa guardare con un po' di più maggiore serenità ed essere usciti da una situazione veramente critica. Questo è il merito di Mirri e dei dirigenti, Sagramola e di tutti coloro i quali hanno lavorato intorno al progetto Palermo. Grazie Presidente. Grazie al Presidente Ghirelli, ma grazie anche ai nostri colleghi giornalisti che salutiamo, grazie Leandro Ficarra, Medievol, Laura Spanò, Giornale di Sicilia. Noi adesso andiamo ad aggiungere di nuovo la professoressa Santoro in questa diretta, in modo che ci proiettiamo anche nella seconda e ultima parte. Abbiamo uno studente dell'attuale corso che è coordinato dalla professoressa Santoro, Davide Giacomarro, che anche lui, abbiamo posticipato un attimo questo intervento in modo da chiudere il capitolo con i giornalisti, e quindi lasciamo la parola alla professoressa Santoro che ci presenterà lo studente Davide Giacomarro e poi lo studente potrà fare la sua domanda. Sì. Io volevo ricollegarmi, ma soltanto per un attimo, a quello che aveva detto il presidente Ghirelli a proposito delle regole sulla composizione della squadra, perché ho colto oggi con estremo favore la notizia, non sapevo che appunto la Lega avesse adottato la procedura di riprogrammazione, perché quando io ho guardato queste regole mi ero completamente stupita del fatto che la Lega di Serie A avesse adottato una regolamentazione molto più rigorosa di quella che invece a livello europeo è stata adottata dalla UEFA per la Champions, per la UEFA per l'Europa League e per le soprattutto competizioni delle rappresentative nazionali, perché mentre lì è possibile la riprogrammazione della gara e non c'è dunque la penalizzazione se la squadra è capace di mettere in campo 13 giocatori compreso un portiere abile alla partita, mentre da noi, già per il fatto che tu non hai nel giorno del fissato in calendario per la gara la composizione dei 13 giocatori della lista compreso il portiere, sei esposto alla sanzione. Tra l'altro nelle discipline delle coppe europee, delle rappresentative nazionali, non c'è neppure la penalizzazione, intanto non c'è la penalizzazione in ogni caso del punto di in classifica, ma c'è la perdita della partita, ma nelle squadre dove sono impegnate le rappresentative nazionali non c'è neppure questa sanzione laddove la commissione etica stabilisca che effettivamente non ci sia una responsabilità imputabile ad una delle due squadre, ovvero se imputabile entrambe si procederà con il sorteggio. E da noi c'è un trattamento molto più rigoroso e tra l'altro, e lo dico soltanto qui, da un punto di vista giuridico sembra proprio che la sanzione sia riferita non al fatto della rinuncia alla partita, perché allora ci potrebbe essere una valutazione che viene presa in considerazione come colposa,
Mi riferisco per esempio al recente caso Napoli-Juventus deciso dalla giustizia sportiva della Federcalcio, ma per il fatto stesso che non ci siano i giocatori disponibili. Allora si riferisce a una sorta quasi di responsabilità oggettiva rispetto ad una condotta che non può essere completamente riferita al controllo della società, perché i giocatori non vivono dentro uno schermo di protezione 24 ore su 24 della società. E quindi sono contenta di aver appreso di questa informazione appena ora riguardo alla Lega Pro. Io volevo soltanto appunto ringraziare il presidente Ghirelli per la estrema disponibilità, la sua cortesia squisita che ha voluto appunto oggi dedicare al nostro impegno, al riconoscimento anche di quello che è il lavoro che noi facciamo come università in quest'ambito, al quale abbiamo dedicato ormai tutto il nostro interesse sul piano proprio didattico e scientifico-culturale. Siamo impegnati in questo momento nell'edizione in corso e nell'avvio della nuova edizione, e speriamo appunto anche il prossimo anno, quindi di poter avere i numeri sufficienti. L'edizione del prossimo anno avrà avvio a fine mese gennaio, mentre le iscrizioni si potranno completare entro il 7 di gennaio. Mi piaceva anche ricordare che la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo ha proprio di recente organizzato, ottenendo l'accreditamento del CONI, il corso per agenti sportivi, quel corso che ai sensi della normativa di fonte statale contenuta nella legge di stabilità 2018 è condizione necessaria per poter poi partecipare all'esame di abilitazione a quella che è diventata oggi una vera e propria professione regolamentata, l'agente sportivo, tra cui l'agente di calciatori. E questo è un altro impegno che come Scuola Palermitana di Diritto Sportivo ci siamo assunti e speriamo che anche in questo ambito diciamo troviamo una risposta degli appassionati del settore. Quindi rinnovo il mio ringraziamento al Presidente Ghirelli, confido nel fatto che ci sia un'altra occasione per poter rivederci di presenza qui a Palermo in una, spero, giornata come quella di oggi, che è una giornata piena di sole e che quindi ha sorriso a questo evento. C'era soltanto, non volevo appunto togliere lo spazio, un rappresentante dell'edizione in corso del Master nella Room che aveva proprio le ultime domande da porgere e poi volevo, non da ultimo, ringraziare chi mi collabora, l'avvocato Fabrizio Vitaiano, che è stato nostro studente del Master della prima edizione che portò una testimonianza, e poi ringraziare chiaramente il nostro media partner MediaGol, che ha permesso di diciamo dare questa cornice ad una attività che noi svolgiamo generalmente in forme molto più tradizionali e quindi meno capaci di poi riuscire ad avere un interesse mediatico, e quindi per questo lo ringrazio. Prego. Grazie professoressa, allora mandiamo subito in primo piano lo studente Davide Giacomarro, dovresti attivare il microfono perché lo vedo scollegato, eccolo qui, e il presidente Ghirelli, è tutto per te Davide. Ok, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno presidente. La prima domanda riguarda le misure di sostegno che sono state adottate in questo periodo di crisi. Ovviamente si è tenuto conto delle differenze che vi sono tra le tre leghe, tutte denominate leghe professionistiche, ma che ovviamente presentano delle notevoli differenze. In particolare mi piacerebbe sapere come è stato il dialogo con il governo e con il ministro competente, tenendo presente che spesso si ha la sensazione che alcune decisioni delle istituzioni sono diciamo così slegate o avulse dal settore specifico in cui si riferiscono. La seconda domanda, lei ha citato Einstein e io mi permetto di citare Churchill, che ebbe a dire: l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Ora mi chiedo quali sono le opportunità che si possono trarre da questa crisi per offrire al calcio, in particolare alla Lega Pro, un futuro più roseo.
considerando che già in momenti pre-Covid vi erano delle difficoltà economiche importanti riguardo alcune società di Lega Pro, e ovviamente la Lega Pro e il calcio dilettantistico costituiscono il bacino dove andare a attingere i giocatori che un domani potranno arrivare ai vertici. L'ultima domanda velocissima, che diciamo così trae spunto dalla parola maestro che lei ha citato in precedenza riguardo al settore giovanile e agli allenatori che devono diciamo così allenare i giovani che saranno i campioni del domani. Un allenatore che negli anni 80 veniva chiamato maestro era Zeman, che partì dal settore giovanile del Palermo per poi allenare il Licata con quegli stessi giocatori che raggiunsero insomma la Serie B. Quindi ovviamente è importante mettere all'interno dei settori giovanili delle scuole calcio delle persone preparate, qualificate e che vadano ad allenare quegli aspetti che in quel momento devono essere allenati. Grazie. Allora, lascio Churchill per ultimo. Allora, io credo che noi nei settori giovanili dobbiamo impegnare maestri molto validi, però che abbiano una visione anche dal punto di vista della formazione culturale del ragazzo. Lo dico in maniera provocatoria. Noi abbiamo perso con la Svezia e siamo stati eliminati. Riprendiamo quei calciatori della Svezia e dell'Italia e mettiamogli vicino i titoli di studio. Io penso che perderemmo di più. Allora si tratta, lo dico in maniera provocatoria, perché bisogna anche abbattere un vecchio modo di intendere il calcio. Un tempo non molto lontano, ai ragazzi che venivano al calcio si diceva: gioca al calcio e non pensare ad altro. Un errore drammatico, non solo perché non concedeva tranquillità al ragazzo nel momento in cui svolgeva la professione, perché se solo spostava il suo pensiero dal momento in cui viveva la professione al dopo, al post carriera, aveva l'incubo di non avere prospettiva, ok? Prospettiva di lavoro, sì, alcuni calciatori facevano gli allenatori, alcuni commentatori televisivi, giornalisti, però la stragrande maggioranza senza avere una prospettiva, e questo non va bene, questo non va bene. Ma dobbiamo rovesciare il concetto, nel senso che la formazione culturale è un elemento che dà potenzialmente più capacità di poter giocare a pallone. Uso pallone invece di calcio, non a caso. Mi sono sbagliato, l'ho usato volutamente. Perché? Perché un calciatore che ha acquisito una formazione culturale è capace più di capire le tattiche del proprio allenatore, di come le cambia, di come le cambia durante la partita, e quindi potenzialmente è più bravo, tecnicamente più bravo, non solo culturalmente, più capace, più potenzialità, è più capace di allenarsi perché conosce meglio il proprio corpo, sa meglio alimentarsi se ha strumenti conoscitivi, sa meglio combattere i pericoli quando vede chi gioca, chi fa le scommesse sportive, le trucca, oppure il doping. Quindi dobbiamo pensare a una rivoluzione che ha un campo di intervento, di introduzione di novità di questo genere. Quindi maestri che hanno la capacità e nello stesso tempo... Aspettate un attimo. Mi sentite?
Presidente, apposta, abbiamo risolto. Mi sentite? Sì, sì, benissimo, benissimo. Perfetto. Allora, scusate, era saltato il collegamento con... No, no, io la vedevo perfettamente, vabbè. La vedevo perfettamente, l'abbiamo sentita. Allora, quindi c'è questo. Secondo aspetto, così vado più rapidamente, il dialogo col governo. In realtà grandi misure non abbiamo ottenuto sino ad ora. Cioè tutte quelle di cui ho parlato, escluso quelle della prima parte, sono tutte in itinere. Il titolo d'imposta ancora deve avere il suo iter conclusivo nel decreto attuativo, le misure fiscali, le misure di liquidità, le misure sui costi dei tamponi sono ancora emendamenti sul decreto quater e sul bilancio. Al momento attuale c'è il rischio che se non arrivano queste misure, alcuni club della serie della Lega Pro, ma anche quelli della pallavolo, anche quelli della pallacanestro, rischiano di saltare. Lunedì mattina arriveranno le lettere di 245 club, presidenti dei club di queste leghe, sul tavolo del ministro Gualtieri, del ministro Spadafora e del presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, che ci ha dato sempre un'ottima mano, in cui gli rappresenteranno i 245 presidenti uno stato di pericolo presente di default di una serie di società se non arrivano le misure. Dal punto di vista noi abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con il ministro Spadafora, con il ministro Gualtieri, apprezziamo lo sforzo che fanno, bisogna ora passare dalle parole ai fatti, cioè a produrre questi elementi. Credo che la stessa cosa valga per i dilettanti. Churchill, credo che anche la frase esprima di Churchill che cosa è necessario fare. Io la prendo da un altro versante la partita e vado e concludo rapidamente rispettando l'impegno che mi sono preso. Quando usciremo da Covid ci saranno tante ferite. Ci sarà la ferita dei ragazzi che non hanno potuto frequentare, se non a distanza, le aule e le lezioni. Hanno perso il rapporto umano, il rapporto personale. Non hanno costruito relazioni. Peserà molto nella loro vita, segnerà in particolare per i più giovani il proprio carattere, la propria esistenza. La stessa cosa è per quanto riguarda le scuole calcio, i settori giovanili sono fermi da mesi. Era un luogo non solo dove si poteva giocare a pallone, oppure si poteva giocare a pallavolo, a pallacanestro, a rugby, ma si costruivano relazioni, si cresceva insieme. Saranno feriti che si rimargineranno difficilmente. Ecco, io credo che per esempio della Serie C e del quel lavoro che fa sul territorio ce ne sarà molto più bisogno allora, nel momento in cui dovremo ricostruire questo insieme di rapporti. E non vorrei che invece non si capisse questo e il paese allora diventerebbe molto più povero. Noi non chiediamo nessun intervento assistenzialistico. Sappiamo benissimo che c'è un paese che soffre, ci sono interi settori produttivi sconvolti da Covid, ma io credo che il paese abbia bisogno di quella sfera per tornare a recuperare e utilizzare quella sfera anche come relazioni, come luogo per recuperare quelle ferite tremende che il Covid ci ha prodotto. Questo è l'impegno che noi sentiamo e questo vorremmo svolgere, accanto al fatto di proseguire a portare avanti il campionato della storia dei comuni d'Italia. Ci dice...
Grazie Presidente. E allora, il professor Liotta, che l'abbiamo avuto in collegamento sin dal primo momento, adesso siamo arrivati in questa fase conclusiva, andiamo anche con i saluti e ringraziamenti, poi noi non vogliamo approfittare oltre della disponibilità del Presidente Ghirelli, che veramente oggi ha fatto una diretta lunghissima, quasi 3 ore, quindi ecco, c'è anche la professoressa Santoro, che aggiungo subito. Ecco, professoressa, prima di passare quindi all'ultima parte di questa nostra giornata, vi lascio nuovamente la parola in modo da salutare e ringraziare il Presidente Ghirelli. Parlo io allora prima? Volevo, Laura, chiedere, professore Liotta, Giuseppe, vuoi salutare tu per primo? Sì, sì, io volevo salutare il Presidente Ghirelli, che non ha assolutamente smentito quelle che erano le previsioni della vigilia, cioè di una giornata interessantissima e feconda. Questa giornata è riuscita da un punto di vista sia mediatico, ma anche da un punto di vista, quello che a noi interessa forse di più, scientifico e didattico. E il merito è dovuto alla pacatezza, alla sobrietà e alla acutezza del Presidente Ghirelli nel rispondere alle domande e anche alla profondità e alla, direi anche allo stimolo che hanno dato tutte le domande che gli sono state poste. Quindi io non posso fare altro che ringraziarlo ancora e augurarmi che in futuro ci sia un altro incontro. Grazie ancora. Grazie professore Liotta. Nel frattempo il presidente Ghirelli l'abbiamo perso, credo abbia avuto un problema tecnico, vediamo se riusciamo a ripristinare il segnale. Nel frattempo abbiamo aggiunto all'interno della diretta, ecco, è tornato il presidente, lo rimettiamo dentro, non so se presidente è riuscito ad ascoltare. No, non ho sentito perché è saltato. Sì, abbiamo visto c'è stato un piccolo stop. Quindi erano insomma i saluti, i ringraziamenti del professore Liotta per il suo intervento di oggi. E ringrazio io allora sia il professor Liotta sia la professoressa Santoro. Spero che la prossima sia in vicinanza, diciamo. È stato per me una partecipazione molto, a me è stata molto utile, perché ho capito anche da un lato l'importante lavoro che state svolgendo. Vi ringrazio. Noi è molto utile. Serve al paese in generale e serve anche al calcio, come forse spero di essere riuscito a far comprendere. Abbiamo bisogno di un salto culturale profondo se vogliamo farcela, ed è uno degli elementi che spesso ci manca dal punto di vista di questo mondo, che non il nostro, che appare molto scintillante adesso, un po' di meno da qualche anno, e che in realtà invece ha bisogno di un salto culturale enorme. E nello stesso tempo ho visto che c'è una grande partecipazione, un grande coinvolgimento. Tra le altre cose erano domande o interventi molto nel merito, cioè molto, quindi anche di una conoscenza delle problematiche che a me fa particolarmente piacere. Ha fatto particolarmente piacere ed è servito anche a capire nel mio lavoro quali sono alcune delle priorità che ci vengono richieste. Quindi grazie veramente. Per me è stata una giornata molto utile. Grazie Presidente. Allora, se la professoressa Santoro non vuole aggiungere altro, veramente ringraziamo ancora una volta
di cuore il presidente Ghirelli, e noi andiamo alla parte conclusiva di questa sessione. Buona giornata e buon grazie. Weekend, presidente. Grazie. Buon weekend. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Alla prossima. Ecco, allora, eccoci qua, siamo tornati. Nel frattempo, vi anticipavo, abbiamo anche messo in collegamento Fabrizio Vitaiano, che oltre a essere un amico, è un avvocato e direttore sportivo, nonché uno dei risultati, uno dei prodotti di questo master, che in questi anni veramente ha creato già delle cose molto molto buone e interessanti. Allora, professoressa, io so che lei è un debole per Fabrizio Vitaiano, perché veramente è un ragazzo speciale, e allora lascio a lei anche il resto della presentazione, anche se ho già detto tanto. Fabrizio Vitaiano si è iscritto al primo corso del nostro master e mi ha subito, diciamo, pressato con l'intendimento che voleva assolutamente riuscire a fare un tirocinio nel Palermo Calcio. Erano gli anni ancora, diciamo, dell'epoca Zamperini, ma voglio ricordare anche di Baiguera, che coordinava in modo veramente perfetto quella che era la gestione poi della squadra. E era mio intendimento chiaramente portare avanti questo progetto, e ad ogni lezione Fabrizio non, diciamo, dimenticava di ricordarmi che questo era un qualcosa che mi aveva particolarmente. Siamo riusciti a ottenere questo. Ricordo che il Palermo Calcio mi chiese però che il tirocinio avesse una durata più lunga, perché un tirocinio in una squadra di calcio abbia un qualche beneficio per anche il discente, oltre che per la squadra, e deve avere una durata che certamente si deve andare oltre quelli che sono i canonici 2-3 mesi, diciamo, di un master. Infatti organizzammo un tirocinio di 6 mesi, all'esito del quale poi, per l'esperienza maturata, ci fu l'inserimento lavorativo all'interno della squadra, e da lì ce ne parlerà Fabrizio. Poi è tornato, quindi ci parlerà della sua esperienza proprio nell'ambito lavorativo del calcio. Poi ho ritrovato Fabrizio perché non aveva dimenticato però l'amore anche per la ricerca, e quindi ha partecipato ad un concorso per un dottorato di ricerca e sta attualmente svolgendo il percorso finale, quindi il completamento della sua tesi di dottorato su un tema molto interessante, che è quello del rapporto tra l'autonomia privata e il rigido formalismo degli schemi negoziali nell'ambito dell'ordinamento sportivo, in specie nell'ambito della Federcalcio, e quindi mi piace che Fabrizio oggi ci dia attestazione di questo che è stato il percorso della formazione, del lavoro e ancora della ricerca, e poi certamente del lavoro, perché sono tante, so, le richieste che gli giungono dalle squadre di calcio professionistiche. A te, Fabrizio. Grazie professoressa, la ringrazio veramente tantissimo per queste parole, ringrazio il direttore Anselmo, ringrazio il professore Liotta, ringrazio anche ovviamente, anche se ormai non ci sta più seguendo, il presidente Ghirelli, perché è anche grazie a lui se nell'ottica di, come diceva la professoressa, di riuscire ad entrare nel Palermo Calcio e di fare questa esperienza di stage, c'è stata anche la sua mano, giustamente, perché fondamentalmente io sarò brevissimo. Quello che si vuole riuscire a portare con un master non è soltanto la conoscenza e l'esperienza, ma è anche la creazione di una rete di contatti che permetta attivamente di poter entrare nel mondo del lavoro per chi non è già, e di espanderla per chi è già, perché ricordo che il master non è soltanto destinato a chi è alla ricerca di un lavoro, ma anche è destinato a chi vuole specializzarsi in un determinato ambito. In questo caso, rispetto a tanti altri master, il master universitario di secondo livello in diritto e management dello sport fornisce le basi dalla A alla Z per diventare veramente un esperto in questo settore, così come l'ha fornito a me. Io nella mia esperienza sono partito dal Palermo Calcio, ho lavorato, come ha detto, marketing del Palermo Calcio,
e poi ho deciso di costruire la mia strada nelle attività di segreteria sportiva. E ho lavorato dopo il Palermo in Serie C nella Virtus Verona e dopo ancora mi sono trasferito a Trapani in Serie B, quindi ho avuto un'esperienza che si è svolta sulle tre leghe professionistiche. E questo mi ha permesso di costruire un percorso professionale coerente con il Master, e non posso che ringraziare il Master. Ovviamente il presente è quello attuale del dottorato di ricerca. E ho preso un momento, dopo tutto quello che è stato già detto riguardo le vicende, le vicissitudini del Trapani, le vicende che purtroppo hanno segnato negativamente la storia, in un momento antecedente a tutti questi aspetti negativi ho deciso di lasciare la segreteria del Trapani Calcio e di dedicarmi a pieno a quello che è il mio dottorato di ricerca, la mia ricerca di come parlava la professoressa. Il Master è una grandissima opportunità, al di là di quello che è il costo di un Master, che rispetto anche ad altri Master è inutile negarlo, questo Master ha un costo decisamente inferiore e comunque permette di avere delle competenze e soprattutto un titolo che è spendibile nel mondo del lavoro, perché ricordo che oltre ad avere un titolo accademico con una qualificazione europea permette anche di partecipare in quanto Master Universitario secondo livello a quelli che sono concorsi selettivi che richiedono già il possesso di un titolo che può essere quello del dottorato di ricerca o di un master di secondo livello. Un esempio fra tutti è proprio il concorso per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ovvero il concorso che forma poi i dirigenti della pubblica amministrazione. Questo è un elemento molto molto importante. Io non voglio dilungarmi oltre, voglio soltanto ringraziare la professoressa Santoro e il professore Liotta per il supporto che mi hanno sempre fornito, oltre e una volta conclusa l'esperienza del Master, perché ricordo che appunto il Master crea delle relazioni, una rete di rapporti prima di tutto umana e poi professionale, che permette in un qualsiasi momento di avere un ritorno. Magari uno pensa che un master di questo tipo non porti necessariamente un lavoro. Il lavoro lo porta se ognuno di noi crede in quello che sta facendo e se si pone degli obiettivi. Sicuramente si riesce, un po' come ho fatto io, ma così come hanno fatto tantissimi colleghi che oggi possono essere testimonianza di questo master. Ringrazio la professoressa, ringrazio William Anselmo e ringrazio il professore Liotta. Riesci a sentirmi, Fabrizio? Sì. Sì, ok. Allora, adesso detto questo, allora, la professoressa credo in questo momento non ha perso l'audio interno di ritorno, ma noi abbiamo comunque completato questa giornata. Non so se il professore Liotta voleva aggiungere qualcos'altro prima di salutarci. Io ci tengo a ringraziare tutti gli studenti che si sono collegati, tutti coloro che sono intervenuti anche con le loro domande, ma anche tutto il pubblico, o magari saranno, chi lo sa, gli studenti del futuro. Chiedo io alla professoressa come è possibile iscriversi a questo master, quali sono poi i passaggi. Ecco, abbiamo anche una locandina che possiamo mostrare, che è stata preparata, cioè, ovviamente non si legge a distanza, però poi già pubblicheremo magari qualcosina anche all'interno di Mediagol.it. E poi per il resto, professoressa, cosa possiamo aggiungere per salutare i nostri amici che ci hanno seguito, non solo gli studenti ma anche gli appassionati di calcio, i tifosi e magari anche degli addetti ai lavori. Ringraziamo anche gli addetti ai lavori che hanno già ripreso sui vari media le dichiarazioni del presidente Ghirelli, perché ovviamente ha detto anche delle cose molto interessanti che danno degli spunti anche per delle notizie.
Io ringrazio tutti. Volevo dire riguardo appunto a eventuali interessati al master che è già aperta la procedura di selezione perché il bando è stato già pubblicato e il bando è consultabile sul portale dell'Università degli Studi di Palermo nella pagina proprio dell'albo di Ateneo o alla pagina del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali di IMAS al quale afferisce il master stesso. Il termine per la presentazione delle domande scade il 7 di gennaio. Per informazioni comunque, come indicato anche nella locandina, potete scrivere anche alla mia mail istituzionale. Il master inizierà a fine gennaio, ha la durata di un'annualità accademica, permette il conseguimento di 60 CFU e cura sia gli aspetti relativi più prettamente all'area giuridica che quelli diciamo, afferenti all'area del management e del marketing sportivo. E nella pagina presso il Dipartimento di DEMS del Master si può anche consultare quella che è l'attività svolta in queste 5 edizioni, nelle 4 passate, nella 5ª edizione che è tuttora in corso e della quale fa parte questa giornata che abbiamo voluto creare, un po' diversa dalle giornate di didattica diciamo, classica istituzionale. Io ringrazio tutti coloro che hanno voluto seguire questa giornata e mi piace se siamo riusciti a creare una logica appunto diciamo di rapporto mediatico riuscito e questa sinergia tra il mondo della ricerca, il mondo della didattica in aula, nell'aula universitaria e quello che è il mondo della pratica, perché il master fondamentalmente tende a questo, a creare questa sinergia tra il momento della formazione e poi il momento della spendita in campo, in caso di dire, delle competenze professionali acquisite. Rinnovo ancora il ringraziamento al direttore William Anselmo di Mediagol, al suo grazie. Staff che ha creato diciamo, questa possibilità e mi auguro che, anzi diciamo, confido, perché già abbiamo interloquito in questo senso, che ripeteremo anche l'esperienza allargando la platea dei possibili destinatari interessati. Grazie a tutti.